Allora, buonasera, sono Nicola Lesini e non sapevo cosa suonarvi per aprire questa sessione di riflessioni sul nostro territorio. Poi ho pensato che forse poteva essere il caso, il luogo anche giusto, per commemorare un mio carissimo amico, il grandissimo poeta e cantautore che abbiamo perso 2 mesi fa, Claudio Lolli. Quindi farò un pezzo suo, però non solo farò un pezzo suo, con il suo permesso, perché me l'ha consentito prima di morire, io userò la sua voce registrata in un concerto, che adesso sentirete, di un pezzo che ci è stato chiesto da Heidi Giuliani per commemorare nel 2011 a Genova la morte di Carlo Giuliani. Il pezzo era del 77, lo abbiamo riadattato insieme io e Claudio, è diventato quello che voi adesso ascoltate, per cui sentirete io che suono sopra una registrazione in piazza con la voce di Claudio e la potenza dei suoi versi e la forza delle sue parole. Molti lo ricordano, il pezzo faceva parte di un disco che si chiamava Disoccupate le strade dai sogni. Grazie. Giorno avanzando tranquille, sono quasi davanti alla tua finestra, un corteo di stelle, scintille, e i tamburini, la banda, l'orchestra. Disoccupate le strade dai sogni. Disoccupate le strade dai sogni, sono ingombranti, inutili, vivi. I topi e i rifiuti siano tratti in arresto. Decentreremo il formaggio e gli archivi. Disoccupate le strade dai sogni, per contenerli in un modo migliore. Possiamo fornirvi fotocopie d'assegni, portamonete, un falso diploma, una 24 ore. Disoccupate le strade dai sogni, ne darruatevi nella polizia. Ci
ci sarà bisogno, ed è questo il modo di partecipare al nostro progetto di democrazia. Disoccupate le strade dei sogni, ma ne continuate a pagare l'affitto e ogni carogna che abbia altri bisogni. Dalla mia immensa bontà sia trafitto. Da oggi è vietata la masturbazione. L'ambro e l'ambrusco, vestiti di nero, apriranno le liste di disoccupazione, chiudendo poi quelle del cimitero. E poi costruiremo i grandi ospedali. I carabinieri saranno più buoni. L'assistenza forzata e gratuita per tutta la vita. E un vito migliore nelle nostre prigioni. Disoccupate le strade dai sogni e regalateci le vostre parole, che non vi si trovi nascosti a fare l'amore. I criminali siano illuminati dal sole. Le strade dai sogni, non ci sarà posto per la fantasia nel paradiso pulito, operoso della nostra nuova socialdemocrazia. È vero che il giorno sapeva di sporco. Grazie. Ben ritrovati a tutti, siamo al secondo panel di questa lunga giornata, lunga, intensa, densa di temi. Io sono Paolo Izzo, con me c'è Giampiero Calapà del Buongiorno. Fatto Quotidiano. Io mi batto per Ostia insieme a Mare Libero da vari anni, e prevalentemente per le questioni riguardanti il Lungomuro. Stamattina pensavo che
siccome è qualche mese che manco da queste, da questi lidi, si può dire. Mi sembra un po' come le soap opera americane. Io torno e trovo le stesse persone che combattono, le stesse persone da combattere, le tematiche. E vedo che a volte, sento anche a volte ripetere cose che abbiamo provato a fare per anni, dagli esposti, dalle diffide, la questione del danno erariale che citava Maria Laura Turco, cioè eravamo sempre noi, le abbiamo fatte all'inizio dei 2 anni fa, per cercare di sollecitare in tutti i modi, con le petizioni al sindaco prima, alla commissione straordinaria dopo. Abbiamo sentito dire che a volte il ricorso alla magistratura è l'unico per ottenere qualcosa, e noi abbiamo fatto anche quello. Ci fu un esposto al Tribunale di Roma e alla Procura della Repubblica di Roma, proprio perché denunciavamo il fatto che erano stati richiusi i varchi voluti negli anni Ottanta, e lì il Tribunale intervenne, perché se no non si spiega come mai Marino, il sindaco Marino allora, fece questa cosa di corsa, nonostante sempre noi in qualche modo l'avevamo condotto a vedere di che stavamo parlando. Nella film Roma e il suo mare, ora lo sa, sebbene forse non lo sappia, in effetti il titolo è ottimistico, c'è un po' il racconto di varie di queste cose, di quelle che abbiamo anche sentito già stamattina. Ci sono anche alcuni temi nuovi, tanto per dire, portiamo un'altra carne al fuoco. C'è l'associazione Minerva Pelti che ha studiato come su questo territorio, il 10° municipio, l'incidenza di leucemie infantili sia più elevato della media nazionale, per l'inquinamento delle antenne, per un inquinamento ambientale che qua supera i livelli di soglie previsti nel resto del paese. E quindi poi c'è una storia molto particolare, quella della spiaggia che fu assegnata a Libera e a Wisp, ma poi ne parleranno i protagonisti probabilmente, e nel film si vede molto questa unica concessione che in qualche modo non è stata revocata, perché sono loro stessi ad essersene andati da quella concessione, perché avevano un progetto ma hanno avuto i bastoni tra le ruote per tutto il tempo della durata della loro concessione. Si vedranno altri tipi di inquinamento, gli scarichi degli stabilimenti, stamattina non sono stati citati, ma molti di essi finiscono direttamente sulla battigia, non hanno nemmeno il pudore di portarli sott'acqua qualche metro dopo, dove le persone fanno il bagno. I sacchetti del ripascimento delle spiagge fai da te, che vengono adoperati, sono sacchetti di plastica, non si è ancora ben capito se siano biodegradabili o meno, comunque li nascondono sotto i tappetini per far vedere che non li hanno usati, ma in realtà appena il mare si ingrossa si trova questa plastica dappertutto. Ecco, ci sono molti spunti in un film che ha 1 anno e mezzo, quindi potrebbe contenere alcune cose che magari nel tempo siamo riusciti anche a migliorare, però vale la pena. E mi rifaccio al discorso di Beautiful di prima, cioè sono cose che ancora hanno il loro valore, ancora hanno la loro funzione, sia sul senso civico, sia sulla lotta che ciascuno di noi dovrebbe fare per la difesa del proprio territorio. E quindi vi lasciamo alla visione di questo film. Voglio prima però chiedere anche a Giampiero il suo contributo a proposito di questo film, e poi ci sarà il dibattito che seguirà la proiezione. Sì, grazie. Io mi limito a dire che appunto il film ha 1 anno e mezzo, ma Ostia non sembra cambiata, sembra ancora molto attuale, sembra un'opera destinata purtroppo all'eternità. Questo lo dico anche a fronte del fatto che mi sembra purtroppo che stamattina qui siamo pochini. Questo è comunque anche indiscutibilmente un segnale sul quale riflettere, e che rende purtroppo questo film che andremo a vedere, secondo me, ancora più eterno di quanto ottimisticamente si possa pensare. Mi permetto di dire solo questo rispetto anche perché nel film vedrete anche il mio contributo, quello di Paolo, insomma, quindi inutile dilungarsi in chiacchiere prima. Mi permetto di dire questo, vedrete anche
l'intervento di alcuni politici, per esempio di Stefano Esposito del Partito Democratico, che indubbiamente all'epoca fece su Ostia un lavoro in qualche modo importante. Allo stesso tempo mi chiedo, passato tutto questo tempo, se politicamente lui, come insomma quell'area di quel partito, non debba in qualche modo sentirsi fortemente responsabile di come sono andate le cose successivamente, perché il pensiero che non fosse assolutamente recuperabile la situazione politica della Giunta Marino a questo punto mi sembra, ecco, mi fa pensare proprio, diciamo, nelle ore in cui a Firenze molte più persone di quelle che sono qui stamattina stanno applaudendo l'ex premier Renzi alla Leopolda. Quella fu effettivamente una prova di forza di un personaggio che si sentiva in quel momento onnipotente, che forse si sente ancora onnipotente. E al di là di questo, quello che è rimasto dopo mi sembra che sono poco più di macerie. Questo lo voglio sottolineare dando la responsabilità massima a chi amministra e governa oggi, insomma, perché appunto le cose a Ostia non mi pare che siano assolutamente cambiate, però sono un pochino di memoria storica va fatta, visto che poi il documentario che vedremo è di un anno e mezzo fa, e quindi il momento in cui finiva tutto e non ricominciava niente. Grazie. Io sono andato via da Palermo quando l'ultimo latitante della mia lista era stato cancellato. Essermene andato da Roma all'inizio del lavoro per me è stato veramente devastante sul piano proprio psicologico e personale, perché avrei voluto completarlo quel lavoro. Ostia a Roma è una cortina di sedimenti innaturali che preclude al cittadino, al turista, la possibilità di accedere a un bene comune, al bene comune per eccellenza, la spiaggia, il mare. Un altro aspetto molto sintomatico di com'è questa situazione completamente fuori dalla legalità, forse lo testimoniano le casette che sono via via comparse appunto negli stabilimenti lungo questi 8 chilometri di muro, casette dove magari si vede la canna fumaria, l'antenna parabolica, casette che difficilmente sono cabine per i bagnanti, che probabilmente sono seconde case, villette al mare, vista a spiaggia dei proprietari stessi degli stabilimenti o sul pubblico demanio. Ostia è una città non città. È il mare di Roma, un territorio controllato, gestito sia economicamente sia socialmente da alcune famiglie, per troppi catalogate come criminalità comune, e invece sono mafia. Oltre ai danni che vengono fatti all'ambiente e sono stati imposti per anni, sono anche quelli alla salute delle persone, che non è mai stata protetta né controllata da chi di dovere, perché ci sono stabilimenti che addirittura hanno scarichi senza fogne, senza scarico nelle fogne, direttamente sulla sabbia. Questo viene assorbito dal terreno e dalle acque. È difficile entrare in quegli stabilimenti, non è, le autorità ovviamente entrano, i cittadini pagano per entrare, però fare un censimento di quello che da quegli stabilimenti entra in mare è del tutto impossibile. La gente si fa il bagno in questa melma e nessun controllo viene fatto, e nessun controllo vero esce fuori.
C'è il divieto di balneazione a ridosso dei canali, non solo per il pericolo di correnti che possono risucchiare le persone a fiume, ma anche per l'inquinamento che c'è. L'acqua di Ostia non è difficile che sembri bella, ma anche quando sembra bella bisogna comunque stare attenti, magari tenersi a debita distanza dai canali, questo è uno dei temi. Quei piccoli rigagnoli che ogni tanto si vedono in spiaggia, dove l'acqua è calda e dove a volte purtroppo i nostri bambini giocano perché l'acqua è calda, e che secondo noi stanno più in tranquillità perché non stanno in mare con il rischio delle onde, eccetera, eccetera, in realtà nascondono scarichi non depurati più delle volte, o quantomeno problematiche possibili. A volte quei piccoli canali lì, che stanno anche ad Ostia, sono con una portata maggiore di sostanze fecali rispetto anche alla foce del Tevere. Che è stato attraversato da tralicci dell'alta tensione per anni e anni e anni. Poi sicuramente la presenza massiccia di antenne di telefonia mobile strutturato e potenziato per servire le centinaia di migliaia di turisti che poi tutti insieme affollano il territorio durante i weekend, durante l'estate. La presenza d'amianto su Ostia, che è un tema noto a tutti, istituzioni, cittadini e tutti quanti, scatenerà magari fra 30 anni, fra 40 anni, il mesotelioma, scatenerà delle malattie che comunque sono al pari delle leucemie e di tanti altri tumori. Tanti bambini, troppi bambini di leucemia, e purtroppo alcuni di questi bambini ce li siamo persi. Fatto la convinzione che a Ostia praticamente si è un pochino consentito di tutto. Ostia è stata una sorta di laboratorio di tutte le malefatte che poi sono state fatte a Roma. I controlli sono assolutamente inesistenti. La mia grande battaglia che ho perso è stata quella sull'abbattimento del lungomuro, perché c'è un muro che separa la capitale d'Italia dal Mediterraneo. Questo lungomuro è formato da una parte cemento, siepi, recinzioni, tutti gli ostacoli possibili affinché nessuno lo veda nemmeno e possibilmente non ne senta nemmeno. Se potessero mettere delle barriere sonore penso che le metterebbero, non sentire nemmeno il rumore del mare. Dall'altro canto è anche la sedimentazione di una serie di illegalità che si sono perpetuate nei decenni, che isola cittadini e turisti da questa possibilità, dal demanio marittimo, che dovrebbe essere di tutti, ma di tutti non è. Ed è un muro realizzato dai privati, concessionari di aree demaniali, che per una trentina d'anni hanno fatto e sfatto tutto quello che hanno voluto. Ma questo è avvenuto sul lungomare come in altre parti di Ostia. Pensiamo al dissesto idrogeologico, dove tutte le zone che si chiamano Bagnoletto, Infernetto, già è lo stesso nome, lo dice, abbiamo territorio totalmente devastato, i fossi deviati, tombati, senza che nessuno avesse mai controllato nulla.
Un'altra cosa che forse poco si dice, che non va dimenticata, è che è responsabile del demanio nazionale già da diversi anni, da diverso tempo, è una signora che si chiama Gabriella Alemanno, che è la sorella dell'ex sindaco Gianni Alemanno, che in qualche modo è stato pienamente coinvolto nell'inchiesta Mondo di Mezzo della Procura di Roma. Questa è una strada pubblica che, grazie al magistrato Sabella, con una sentenza del Consiglio di Stato, ha determinato essere strada pubblica, richiusa. Da quando lui è stato allontanato e nonostante tutte le denunce fatte, continua ad essere chiusa e sbarrata. Che potere hanno questi imprenditori? Queste non sono persone normali. In un municipio sciolto per mafia viene permesso di chiudere strade e di non riaprirle. Quindi i muri, questi muri qua che ci sono su questo mare, non sono solo fatti di cemento. C'è un'omertà anche totale, perché da quando succede tutto questo, nessun giornale locale ha denunciato che c'è stato un dietrofront rispetto a quello che era stato fatto lo scorso anno. Diciamo, la politica principale in quel territorio è il silenzio. Silenzio, non c'è una presenza, un'azione forte di nessuno. Nessuno. Fanno fatica le associazioni che vogliono dare una mano ai commercianti vittime di racket, vanno a fuoco gli stabilimenti, vanno a fuoco anche le palestre, vanno a fuoco le sale gioco, se no non si spiegherebbe perché c'è stato un commissariamento per mafia. Commissariamento per mafia che non deve essere confuso con mafia capitale. Io continuo a dirlo tutte le volte che mi capita l'occasione, perché passata una certa idea che il municipio di Ostia è stato commissariato per i fatti di mafia capitale, non c'entra niente. Quel territorio è stato commissariato per la presenza, evidentemente sopra i limiti, come se fossimo a Reggio Calabria, tanto per essere chiari, di famiglie mafiose che controllano il territorio e svolgono attività illegali. C'è scritto tutto nella relazione di Gabrielli che è stata mandata al Consiglio dei Ministri sulla base della quale è stato fatto il commissariamento, però non se ne vuole parlare, non se ne vuole parlare. È un sistema dove ci sono giornalisti che attaccano quelli che parlano di mafia, ci sono finte associazioni antimafia che passano il loro tempo a cercare di colpire e infangare quelli che parlano e chiamano in causa le famiglie, gli Spada, Fasciani, Triassi, è tutto documentato. Chiunque abbia osato dire che a Ostia c'è la mafia è diventato immediatamente bersaglio di questi soggetti. A Ostia la mafia c'è ed è una mafia sicuramente molto più tradizionale e diversa da mafia capitale. Nelle altre parti di Roma possiamo dire che abbiamo più corruzione che mafia. A Ostia probabilmente vale l'esatto contrario. Qua gli imprenditori balneari si sono controllati tutto il patrimonio pubblico. Veramente c'è una sorta di sudditanza, la gente qua non denuncia, ha paura, sì. Ma l'intimidazione è data dallo strapotere che questi hanno, dal controllo dei media locali, dal controllo che hanno sempre avuto da parte delle varie amministrazioni ed è impensabile negare che ce l'abbiano tuttora. Perché evidentemente se continua ad essergli concesso di abusare, di chiudere il mare, di sbarrare le strade pubbliche con cancelli, questa sudditanza e questo strapotere ce l'hanno e come se ce l'hanno. Noi qui questa sensazione di aggressione mafiosa non ce l'abbiamo mai avuta. Anzi, devo dire che i 60 e più stabilimenti di cui io conosco personalmente tutti, la mia famiglia, i nonni dei più giovani che stanno qui, hanno vissuto questa realtà balneare dagli anni 30, 40, quindi c'è una conoscenza profonda e sappiamo benissimo che noi non abbiamo personaggi o figure che ci hanno destabilizzato questo sistema tale da arrivare a un commissariamento. Siamo rimasti profondamente meravigliati. Tra l'altro lo dico, qui noi non abbiamo quelle
chiare e sistematiche segnalazioni di un territorio mafioso, dove, ripeto, da presidente nazionale, l'ho detto in altre occasioni, e so benissimo che succede a Castel Volturno, per dire una cosa, o che succede in Calabria, dove l'aggressione, la sistematica intromissione. Qui noi o siamo fortunati o non c'è questo. Noi non abbiamo mai avuto nessuna pressione, nessuna questione fuori posto. Il fatto che Roma, a differenza di Parigi, a differenza di Madrid, ha il mare, potrebbe essere la capitale del Mediterraneo, o la più grande capitale europea che si affaccia sul mare, e non utilizzarla è stata veramente per me una cosa su cui ho buttato l'anima in quei 4 mesi in cui sono stato a Ostia, perché non era così complicato da fare, bastava rispettare le regole. Ormai per noi è diventata veramente una favola metropolitana, uno scherzo, perché alla fine controllati tutti, insomma noi abbiamo rapporti da sempre istituzionali con le forze dell'ordine, ad inizio stagione, durante la stagione, a fine stagione, noi abbiamo dei raccordi col comando della Guardia di Finanza, con i Carabinieri, la Polizia di Stato, cioè questi sono i nostri rapporti, ci conoscono e sanno benissimo chi siamo, insomma. Purtroppo la macchina amministrativa capitolina che ho trovato era una macchina devastata all'interno, massacrata da anni e anni di superficialità e di interessi, purtroppo. E quindi da un lato mi sono dovuto confrontare con una certa incapacità da parte dei dirigenti capitolini di essere all'altezza del compito richiesto per Roma Capitale, dall'altra con una, per alcuni di loro fortunatamente non per tutti, con la loro propensione alla corruzione e all'interesse, a far prevalere l'interesse privato rispetto a quello pubblico. Ci siamo battuti molto per restituire il mare ai cittadini. La direttiva Bolkestein sul mare dice chiaramente che le concessioni vanno messe a gara. Nonostante questo, le concessioni sono prorogate fino al 2020 in barba alle norme europee, in barba alle leggi italiane, che vengono invece modificate per addirittura privatizzare porzioni di mare. La legge nazionale non può essere in contrasto con la normativa europea, perché quella è fonte prevalente del diritto. E praticamente la Corte di Giustizia, con una sentenza molto esplicita, ha decretato l'incompatibilità tra la proroga al 2020 e la direttiva Bolkestein. Questo qui che cosa significa? Che quindi tutte le concessioni demaniali marittime sono scadute al 31 dicembre 2015. Per voi le porte della Camera dei Deputati saranno sempre aperte. Chiunque vorrà venire alla Camera a parlare di questo tema non deve far altro che dircelo, e noi cercheremo di fare pressione il più possibile per bloccare questo schifo. Ma questo schifo si blocca prima di tutto mandando a casa questi signori, e lo dobbiamo fare il prima possibile. Il prima possibile, vi prego. Vanno in piazza, fanno molta confusione. Noi preferiamo non andare in piazza, e quello stesso giorno, 2 giorni prima, stavo dal ministro Costa insieme ad altri rappresentanti, e lo stesso giorno stavamo alla presidenza del Consiglio con Arlotti, quindi con il deputato che ormai sta seguendo per conto del governo tutta la materia, a vedere come si sta e si deve scrivere la nuova norma che regolerà il demanio marittimo. Per i prossimi 100 anni, speriamo. Non si sa com'è, quando il problema ce l'hanno i balneari, il governo è immediatamente tutti in piedi, e hanno temuto che quindi le attuali concessioni, quelle in vigore, fossero quindi traballanti e a rischio, perché chiunque poteva andare a chiedere una nuova concessione. Immediatamente c'è stato, nel decreto antilocali, che quindi non c'entrerebbe niente, un po' fuori materia,
una norma che conservano validità a tutti i rapporti sorti e che è in scadenza al 2009. Quindi questo decreto, diciamo, non riguarda quelle concessioni e con scadenza, che ne so, 2016 ad esempio, no? O 2020, perché questo qui dice, e quindi quelle situazioni sono tutelate da quale norma? Dalla direttiva Bolkestein, e quindi soprattutto su quelle, ma anche su tutte le altre, perché questa legge non vale niente visto che c'è la norma di diritto prevalente europea, no? Possono andare oggi a bando di gara, i sindaci non possono opporsi, non possono dire no, lì già c'è una concessione. Il sistema balneare romano, questo di Ostia, ha due connotazioni, una che sono gli stabilimenti dove siamo stati controllati, setacciati, verificati tutta l'estate e tutto l'inverno è passato, siamo stati oggetto di 70 blitz, di tutto, scherzando noi ci siamo organizzati con i nostri avvocati, con tutte le questioni che servivano, ormai giravamo col certificato là, guarda sono pulito, non c'è niente. Scopro che tutti gli abusi edilizi sul lungomare sono stati regolarmente, quasi tutti, non tutti, ma la stragrande maggioranza sono stati regolarmente denunciati dai vigili, ma che si sono arenati al municipio, perché il municipio che ha avuto la delega da Alemanno, la delega a occuparsi delle concessioni, il municipio aveva praticamente avviato la procedura, io parlo sempre della logica dell'ad culum parandum, al fine di mettersi al riparo da eventuale cosa, ma la procedura era stata immediatamente paralizzata perché il concessionario che aveva realizzato abusivamente, aveva fatto opere in cemento armato sul demanio marittimo, quindi manco tuo era, e dei cittadini sul demanio marittimo, aveva presentato istanza di condono che non sarebbe mai stato accolto, ma l'istanza di condono paralizza il provvedimento amministrativo. E quindi tra un po' noi avremo pezzi di costa che, siccome c'è stato costruito, magari anche abusivamente, diventano privati, e a quel punto si trova a essere l'unico beneficiario effettivo, perché a un certo punto chiude pure e quindi la gente viene respinta all'interno della città, non è che può rimanere a passeggiare dopo le 7 di sera sul litorale, se lo fa a suo rischio e pericolo, perché lo stabilimento è chiuso, poi da dove esce non si sa. Qui noi non dobbiamo abbattere, io tra l'altro ci scherzo sempre, ormai mi diverto, io non c'ho neanche il cancello d'ingresso, siete entrati da una scalinata, non c'è neanche il cancello, vedi, vai a mare, tutto libero, cioè non c'è, è un falso problema l'accesso libero, è un falso problema. Io non è che qui debbo fare abbattimento, anche perché per poter fare abbattimento di questa roba ci vuole ben oltre che una piccola autorizzazione, però come si vede qui c'è una passeggiata sopra le cabine, e uno dei progetti che abbiamo proposto in questi 36 sono che dalla strada si accede con una rampa anche per i portatori disabili, si cammina sopra la passeggiata, si scende a mare e si utilizza questa spiaggia come se fosse un pezzo di città. Cioè si entra dentro, si cammina, si va, si arriva al bar, si prende il caffè, si continua la passeggiata. La passeggiata deve essere la nostra struttura, le nostre strutture. I balneari rivendicano e chiedono, c'è un disegno di legge adesso all'esame del governo. Il ministro degli affari regionali, Costa, ha preparato un disegno di legge, so che ha fatto vari incontri con tutte le sigle sindacali balneari, e la cosa che viene rivendicata da tutti i sindacati balneari è il valore di impresa, cioè loro dicono noi siamo un'impresa, e quindi se dobbiamo andare via per far fare questi bandi pubblici, io ho diritto a un indennizzo al valore dell'avviamento commerciale. Siamo qui da oltre 10 anni che chiediamo di farci un piano spiaggia per poter demolire delle strutture vetuste, fare dei rinnovamenti, qui c'è la storia del lungomuro. Il lungomuro lo vogliamo buttare giù noi, non ce lo fanno demolire perché non abbiamo lo strumento per demolirlo. La prima cosa che dissi a Sabella, gli dissi, senti, mi fai una grande cosa, andiamo da Marino insieme, mettiamoci insieme e buttiamo giù gli stabilimenti, ma facci lo strumento, perché questi sono tutti beni del demanio dello Stato, e senza uno strumento ad hoc, amministrativo e pianificatorio, urbanistico e ambientale, non si può andare a demolire. Facciamo tutto quello che dobbiamo al centro, al pontile. Ecco, non ci eravamo riusciti e non ci siamo riusciti a tutt'oggi. Allora, quando è arrivato il commissario, il dottor Vulpiani, io ho detto, finalmente ci siamo.
arriva un commissario, non guarda in faccia a nessuno e farà quello che ci serve. Ecco, oggi, a distanza di un anno, grosso modo, devo dire che purtroppo quando una città è amministrata con diciamo, le decisioni che spettano ad un comune commissariato per mafia, probabilmente la normale amministrazione, il controllo che si deve attuare, ci ha portato ad avere praticamente nulla di innovativo, nulla di quello che a noi serviva, quello che noi abbiamo chiesto ripetutamente nei due incontri che siamo riusciti a fare col dottor Vulpiani, ma oggi è come ieri. Non è che se tu hai acquisito una posizione significa che devi conservarla sempre e di quello che è un bene pubblico farne una proprietà privata, perché tu puoi partecipare al bando di gara se risulterà che tu sei la persona che più convenientemente per l'uso pubblico può sfruttare quel bene, traendone insomma un profitto, ma anche offrendo il servizio ai cittadini, ben venga. A Roma, se una persona privata fosse ripresa a chiedere il pizzo, perché qui di questo si tratta, per entrare dentro una strada o un parco, in quanto tempo sarebbe arrivata la polizia? Qui in anni non è mai successo niente e nessuno ha mai accolto le denunce dei cittadini prima che arrivasse questo magistrato. E adesso tutto è tornato come prima. Non sono mie o di qualche amico, sono tutte del comune di Roma, quindi ha una valenza economica questo lungomare straordinario. Quindi basta fare un piano di valorizzazione delle aree, un piano di valorizzazione turistica, realizzare una trasformazione profonda di questo, quindi abbattere le strutture balneari che non servono più, perché se qui davanti, come abbiamo fatto al polo natatorio, si fanno altri 20 alberghi, questi contenitori di cemento che stanno sulla spiaggia, dal giorno dopo li possiamo buttare via, perché allora le strutture che stanno qui, dalla piscina alle sale, tutto quello che ci abbiamo di qua, lo facciamo dalla parte delle aree comunali, lo facciano loro, noi non siamo capaci a fare gli albergatori, vengano gli albergatori, portano le grandi catene e noi siamo qui, siamo capaci a fare i bagnini organizzati, io scherzo perché... Poi quando vado a Rimini mi dicono ah, allora tu fai il bagnino, sì, dico io ce n'ho 38 che lavorano per me dei bagnini, scherziamo, la mettiamo sullo scherzo. Quindi noi facciamo i bagnini imprenditoriali, noi siamo imprenditori che hanno la capacità di fare prodotto turistico balneare. Gli imprenditori balneari sono 30.000. No? 30.000 imprese, 30.000 concessioni, si ricava pochissimo rispetto a quelle che erano le aspettative, quindi non è che ci alzano il PIL chissà come, perché la maggior parte studi economici dimostrano che è sommerso. Allora, gli interessi dei 30.000 imprenditori sono sempre ben difesi. Immediatamente, ripeto, è stato fatto quel decreto legge che dice che conservano validità i rapporti instaurati, nonostante l'Europa avesse detto che era la proroga al 2020 era incompatibile con le norme europee, conservano validità, cioè come immediatamente intervengono in favore. Diciamo che questo governo, così come gli altri governi, stanno tutelando i 30.000 imprenditori balneari anziché gli utenti, i cittadini, gli stranieri, che vogliono usufruire dei servizi balneari a scopo ricreativo, turistico ricreativo. Allora, questo è inconcepibile. Perché io penso che debba essere salvaguardato l'interesse pubblico del bene pubblico. Se tu la spiaggia la dai per quattro soldi, perché se noi andiamo a leggerci queste concessioni balneari, un euro a metro quadrato all'anno pagano, un euro a metro quadrato, insomma. Non si può passare un tornello per accedere al mare, non si può pagare un biglietto per accedere al mare. In molte concessioni, una quindicina, c'è scritto che la recinzione verso terra non deve essere in muratura. Non deve essere in muratura, abbiamo un muro continuo che corre per 8 km quasi ininterrotto, che le recinzioni non devono essere alte più di 90 o 110 cm, abbiamo muri alti 3 metri, che la visuale del mare deve essere lasciata libera e che in realtà troviamo addirittura l'edera finta messa scientificamente nei punti in cui tra una cabina e l'altra si può vedere il mare. Vado a prendere le planimetrie e scopro praticamente che questa gente qua pagano
la metà, un quarto, un terzo delle planimetrie dell'area che in realtà occupano, perché hanno delle planimetrie taroccate fatte dai tecnici di fiducia e non ha provveduto il comune a farlo. Hanno presentato un pacco di così, il solo elenco degli abusi di diritti sul lungo. Così era solo l'elenco. Era proprio praticamente un mare di cemento pure abusivo. Io ne prendo una a caso, non so quella. Vabbè, appunto, Faber Village, abbiamo quella più. Vabbè, qui c'è stato addirittura il caso dei Fasciani, però io ho pescato proprio. E allora, praticamente, noi qui troviamo che questa concessione, qui c'è questo timbro. Allora, quando tu vai a leggere la concessione, tu vedi che la concessione risale al 2006, concessione del 9 novembre 2006. La planimetria allegata alla concessione dovrà quindi avere il timbro del 2006, no? Perché nel momento che tu mi rilasci la concessione, qui c'è scritto che c'è allegata una planimetria, tu mi fai vedere che cosa mi rilasci, quindi che ne so, qui dice tot di superficie coperta, tot di superficie scoperta, questo è un ristorante, questo ha cabine, no? Per dire, se noi si va in comune, noi siamo andati in comune, no? A cercare le planimetrie allegate, ci sono delle planimetrie del 2013. E quelle del 2006 non ci stanno e sembra che erano andate a fuoco o non so che cosa. Allora, questo qui perché? Perché è chiaro che il Comune non può convalidare una situazione in cui c'è una concessione del 2006, ma guarda caso una planimetria del 2013, perché non c'ha nessuna attinenza, è stata rilasciata la concessione come da planimetria allegata, quella del 2013 non ha valore. Allora o mi porti una planimetria del 2006 con tutti i timbri, con tutte le cose in corso di validità, è valida, oppure se tu quello che sai esibirmi è una planimetria di anni diversi e successivi, penso che non possa essere assolutamente rimborsato o riconosciuto il valore di impresa, l'avviamento, l'ammortamento. Ma a parte una giornalista che vive sotto scorta perché ha denunciato la sua parte, tutto il resto dei media locali mai, mai. Nessuno mai ha puntato l'attenzione sul degrado, sui migliaia di metri quadri di spiaggia pubblica rubati, sul metodo mafioso che c'è stato, quello di chiedere il pizzo per anni, quello è metodo mafioso. Una cosa che io ho evitato di fare è stato quello del ricorso alla magistratura. La magistratura penale, perché io conosco la magistratura penale e sono delle logiche completamente diverse, che quando uno delega alla magistratura, la magistratura agisce per fini che sono diversi da quelli della pubblica amministrazione. La magistratura non può guardare all'interesse dei cittadini, non può guardare a quali sono, diciamo, in qualche modo le conseguenze dell'operato, devi far rispettare la legge, è rispettata e basta. Ora, nel momento in cui io faccio un sequestro di un abuso edilizio, la magistratura perché fa quel sequestro? Perché deve accertare un reato. Accertato il reato non c'è più motivo di mantenere quel sequestro. Quindi normalmente, a meno dei casi in cui ci sono le ragioni per un sequestro preventivo, il sequestro probatorio, dopo pochi giorni, dopo aver accertato l'abuso, non ha più ragione di essere e viene restituito. Ma tu non hai risolto il problema. Anche perché il processo penale, parliamo chiaro, per questo tipo di reati, se non si prescriverà probabilmente e con il fior d'avvocati di cui normalmente questa gente dispone, difficilmente si riuscirà ad arrivare a una sentenza definitiva di demolizione sul piano proprio della giustizia penale. Su Ostia non si può registrare più che su altri capitoli romani appunto il buco e la non azione del governo di questa città marca 5 Stelle, non solo perché il comizio di chiusura della campagna elettorale dell'attuale sindaco Virginia Raggi è stato fatto proprio e non a caso ad Ostia, ma per la vicinanza per esempio del consigliere capitolino, dell'onorevole capitolino come si chiamano qui, Paolo Ferrara, con appunto gran parte del mondo dei balneari, che erano quelli che l'onorevole Carla Ruocco definiva la parte buona dell'imprenditoria non troppo tempo fa. Il Campidoglio, con tutti i problemi, per carità, che il Campidoglio in questa prima fase della giunta Raggi, se volete anche l'accanimento della stampa, cosa che comunque esisteva anche con Marino, mi pare di ricordare,
però su Ostia fino adesso non è stato mosso un dito. Non mi faccio entrare nelle polemiche con il Movimento 5 Stelle, quello che avevo da dire all'epoca l'ho detto nel mio libro e devo dire che non ho capito per quale ragione non hanno supportato la mia battaglia di legalità, anche perché era una battaglia che in qualche modo avevamo concordato. Quando io arrivo in Campidoglio, dopo qualche settimana, pochi giorni, mi siedo al tavolo con i quattro consiglieri capitolini del Movimento 5 Stelle e gli dico: ragazzi, so che avete delle idee sul piano del ripristino della legalità a Roma, ditemelo, avete 4-5 progetti su cui possiamo lavorare insieme, noi concordiamo 4-5 progetti e li concordiamo 4-5 progetti, uno di questi era proprio il lungo muro di Ostia. Poi ho trovato l'ostracismo assoluto, anzi, ho trovato che proprio attacchi nei confronti di chi proponeva un modello di balneazione alternativo ai balneari. Libera è stata duramente attaccata, in particolare dal Movimento 5 Stelle. Voglio ricordare che quella è un territorio nel quale a un certo punto una delle spiagge che era sotto sequestro, che era stata tolta al gestore che c'era, è stata affidata a Libera. L'hanno fatta chiudere. Un progetto bellissimo perché proponeva di vivere uno spazio pubblico come il mare, la costa e la spiaggia nella maniera più bella possibile per noi, cioè di un luogo aperto in cui si possa fare sport, in cui ci si possa incontrare liberamente. Quindi era per noi l'occasione di portare quello che noi poi abbiamo sempre fatto su quel territorio e quindi di cercare di creare occasioni di aggregazione per le persone, di buona socialità, in cui poi si potessero portare anche dei contenuti importanti. UISP e Libera hanno stretto un sodalizio dall'atto di fondazione di Libera. Noi non ci siamo messi insieme per prendere la spiaggia, stiamo insieme da oltre 20 anni. Abbiamo pensato che bisognasse toccare con mano, che fosse necessario finalmente dire: guardate, andiamo a toccare con mano e a cercare di costruire materialmente spazi e condizioni, spazi per tutti di accessibilità, di fruibilità, di confronto, di socialità, condizioni per tutti per poter lavorare, per poter operare, per poter dar vita a un modello. Noi l'abbiamo chiamata SPQR Spiaggia Libera, ovvero non gli abbiamo dato nome. Noi andiamo a gestire uno spazio che non è il nostro. Quando io sono un concessionario gestisco per conto del comune, in questo caso il comune, uno spazio pubblico. Come posso farlo senza avere una linea costante di comunicazione, di collaborazione, di crescita congiunta con la struttura per la quale agisco? Io non agisco contro la pubblica amministrazione, io devo agire con la pubblica amministrazione. Non fai nulla senza che quello che tu fai sia conosciuto da tutti e subito. Allora ogni volta che noi siamo entrati nel municipio di Ostia per una qualsiasi riunione, un qualsiasi incontro istituzionale, sapevamo che i nostri movimenti erano sempre osservati, quindi non sono mancati in questi mesi i pedinamenti, piuttosto che la prova provata che ogni cosa che accadeva lì dentro era subito riportata a chi era interessato a quello che noi stavamo facendo. Perché Libera non faceva parte di Asso Balneari e Asso Balneari è uno di quelle di quei pezzi, quell'Asso Balneari, non voglio
chiamare in causa Asso Balneari nel suo complesso nazionale. È sicuramente uno dei pezzi del sistema. Il problema è che la contiguità a me è abbastanza chiara. Che questo si porti dietro una connivenza con profili penali, lo deve certificare qualcun altro, che non posso essere io. Io politicamente le ho denunciate tutte queste connivenze, questi silenzi. D'altra parte quelli sono luoghi in cui è facile che uno stabilimento vada a fuoco, ce n'è un lungo elenco. Quando lei mi fa la domanda sul torneresti a gestire, io credo che un'attività imprenditoriale, anche se sociale, anche se caratterizzata da quello che noi abbiamo sempre detto e fatto, ha bisogno di tempi e spazi certi. E se il rapporto è tra un soggetto che è passato attraverso un bando e una pubblica amministrazione, il dovere della pubblica amministrazione è garantire tempi e spazi certi. Noi non abbiamo avuto né i tempi né gli spazi. Come posso dire io di aver fatto un'attività imprenditoriale? Io vorrei andare a svolgere un'attività, non tornare. Vorrei che ci fossero le condizioni per farlo. Noi non abbiamo mai iniziato. Quando dico noi non abbiamo perso una partita è perché non ci hanno mai fatto nemmeno cominciare. Se viene meno questo elemento, e lì ripeto, è venuto meno, è chiaro che io non sto svolgendo un lavoro di concessionario, sto svolgendo un lavoro di trincea, dove però i proiettili arrivano da tutte le parti, cioè fischiano, non sai da dove arriva. È perché tu in un territorio del genere non hai capito da cosa ti devi difendere, visto che noi ingenuamente ci presentavamo dentro gli uffici e dicevamo sentite cortesemente, ci sarebbe da chiarire questo. Risposte? Zero. La nostra presenza sulla spiaggia insieme al lavoro dell'UISP ha permesso di far emergere delle criticità di quella spiaggia, delle illegalità che si erano compiute negli anni, che erano datate nel passato e nella storia di quel luogo, ma che non erano mai emerse e che guarda caso sono emerse solo e soltanto nel momento in cui noi siamo stati presenti su quel territorio. Per cui Ostia è il luogo in cui, a seconda di chi gestisce uno spazio, le regole vengono adattate e cambiate a seconda di chi si vuole colpire o far vivere su quel territorio. C'è giro di soldi su tutto, Ostia. Venivano da noi fornitori che erano stupiti del fatto che potessero dialogare con un soggetto che operava a Ostia. Dice, ma noi veniamo a Ostia? E dico, sì, l'abbiamo trovato su internet. Dice, ma lei di solito noi non ci veniamo. E dico, perché? Perché ci sono altri. Allora Ostia è il luogo in cui se una bicicletta è parcheggiata sulla spiaggia libera SPQR viene contestata dal funzionario che contesta la presenza giustamente di un veicolo sull'arenile, quando sull'arenile a fianco c'è un parcheggio attrezzato con l'asfalto e con 50 o 100 macchine parcheggiate con tanto di biglietto da pagare. Abbiamo scoperto solo a un certo punto, quando sono esplosi i pozzi neri, che lì non c'era un sistema fognante. E quando chiedevamo agli uffici, ma le fogne ci sono? Certo. Abbiamo dovuto chiamare un autospurgo a spese nostre con una telecamera che ci certificasse il mancato allaccio delle fogne e l'esistenza di due pozzi neri abusivi. La prevenzione a Ostia funziona. La prevenzione è praticata là dentro. Arrivi? Immediatamente intorno c'è un cordone sanitario, fatto di vari soggetti. E alla fine vieni accompagnato all'uscita. Si parla veramente di violazioni e di metodi mafiosi. Il ministro dell'interno non ha mai fatto partecipare nessuno. È venuto a Ostia però, ripreso da telecamera, a mangiare negli stabilimenti balneari. Quindi non si siede al tavolo del waterfront. Si siede al tavolo a mangiare il pesce negli stabilimenti di Ostia molto volentieri. Io quando stavo a Palermo lavoravo 18 ore al giorno, a Roma credo aver lavorato anche di più.
infatti ho detto poi paradossalmente che arrestare Brusca e Bagarella al confronto che mettere mano alla macchina amministrativa capitolina è stata una passeggiata di salute. Facilissimo, era un gioco da ragazzi ottenere le decadenze. Attenzione, io non è che volevo, la decadenza aveva in certi casi dei profili di discrezionalità. Io l'avrei utilizzata quella discrezionalità a favore dei balneari, a favore dell'imprenditoria che comunque ha investito su quel litorale, dicendogli benissimo, è cambiato meccanismo. Anche sul piano proprio economico e imprenditoriale questo modello di balneazione che offrite voi del mare in gabbia non paga più. Conseguentemente arriviamo a un accordo, io non vi faccio le decadenze e le concessioni, voi vi rimettete in regola, rispettate tutto quello che c'è scritto nelle concessioni, vi applicheremo qualche sanzione a realizzare e diamo il mare, ridiamo il mare ai cittadini. Io non volevo, ma del resto infatti io avevo fatto già un accordo con i sindacati dei balneari all'inizio della mia esperienza a Ostia. Il problema è che l'hanno violato un quarto d'ora dopo e allora a quel punto mi sono attrezzato per andare alla guerra. Io dico la gente, è possibile che la gente sia così rassegnata a Ostia che non salti sulle barricate, che non ci siano le 5 giornate di Ostia, che non ci sia qualcosa per cui la gente, le famiglie non si ribellino e non dicano questa situazione non ci va più bene, veniamo tutti quanti domani con il piccone a buttare giù il lungomuro. Io non voglio parlare di atti violenti, parlo forse di disobbedienza civile, cioè parlo di riprenderci quello che è il nostro territorio, pretendere che gli amministratori applichino le leggi, perché come ripeto, soltanto con, e come ha sempre detto Pannella, soltanto con l'applicazione puntuale, precisa della legge, tu puoi ottenere la democrazia, puoi ottenere che i tuoi diritti vengano rispettati e tu rispetti quelli degli altri. Qual è l'obiettivo che noi vogliamo raggiungere? Lo stiamo raggiungendo in questo momento o non lo stiamo raggiungendo? Se non lo stiamo raggiungendo vuol dire che dobbiamo cambiare metodo, dobbiamo cambiare meccanismo, ma sempre rispettando le regole. È un modo legale per fare le cose, c'è sempre. Quando dicono che le pastoie burocratiche impediscono eccetera eccetera, le regole a cui sono sottoposti i magistrati nell'esercizio dell'azione penale, nelle indagini, sono rigidissime. Noi abbiamo sicuramente un codice di procedura penale che è molto più basato sulla figura dell'imputato che non su quella del pubblico ministero o peggio ancora della persona offesa. Eppure ciò nonostante, io i latitanti sono riuscito ad arrestarlo rispettando sempre le regole. Fatemi dire una battuta, tant'è vero che sono vivo, sono ancora vivo. Che se non avessi rispettato le regole, i mafiosi mi avrebbero ammazzato molto prima di quanto avevano intenzione di fare. Mi hanno invitato per fare il moderatore. Ora, quando Agostino Biondo mi ha chiamato, la prima cosa che gli ho detto è: io non amo fare il moderatore perché sono incazzato nero e quindi di mio e non modero alcunché. E quindi questo ruolo lo abbiamo modificato. Ora io vi dirò alcune cose, poi vi presenterò gli ospiti che man mano vanno salendo e chi non sale lo chiamo. Intanto ci sono Paolo Izzo e Calapà che avete già conosciuto prima. E invece non c'è Bonelli che è dovuto andare via, abbiamo Franco Giacomelli che è segretario dell'Associazione Mare Libero, io leggo altrimenti mi scordo pure il mio di nome, e poi abbiamo Marco Genovese dell'Associazione Libera e Maria Arena per l'Associazione Noi, era annunciato nel cartellone Massimiliano Vender che per altri impegni non è potuto essere con noi e c'è Maria Arena, presenza graditissima, attivissima, conosciuta a Ostia e quindi. Allora, io intanto devo fare dei complimenti di drammatica agli autori del film e del documentario.
e complimentarmi due volte con loro anche per aver invitato questo straniero che compare a un certo punto, che ha le spalle al mare, si vedono delle vetrate chiaramente in linea con un disegno urbanistico sopraffino e architettonicamente cogente, che si chiama Papagni. Io questo signore ci ho avuto a che fare, perché prima ha voluto incontrarmi, poi l'incontro evidentemente non deve essere andato bene per lui, e poi io ho continuato a scrivere anche di lui e mi ha querelato, o almeno tenta di querelarmi. Dovrebbe arrivare la notifica, appena lui riesce a capire come si fa una notifica la presenterà. Vabbè, comunque poco male. Quindi, però riconosco che questo signore non ha vissuto a Ostia, quindi forse anche per quello si è indispettito nel leggere sui giornali che gli raccontavano delle cose che lui non ha vissuto, per esempio gli incendi agli stabilimenti balneari, la proprietà di uno stabilimento balneare appartenuto ai fasciani, la presenza degli Spada in altri stabilimenti balneari, una serie di presenze inquietanti di stampo, diciamo così, riconducibile al neofascismo, se vogliamo andare veloci, in alcuni chioschi. L'unica battaglia antimafia fatta dal Movimento 5 Stelle a Ostia risulta essere quella contro l'antimafia di Libera e USP. Ecco, tutte queste cose Papagni non le ha vissute, deve averle avute raccontate, però lui non percepisce evidenze mafiose a Ostia. Buon per lui. Io ho una frequentazione con Roma relativamente recente, ci ho lavorato in passato, eccetera, però ci abito da 6 anni e da 2 mi occupo della cronaca romana di Repubblica. Con grande umiltà, vi prego di credermi, mi sono messo a studiare per capire cosa accadesse. Per me Ostia, dalla Sicilia dove io avevo lavorato, era essenzialmente il regno dei Caruana Cuntrera, che espulsi dalla Sicilia per dinamiche mafiose che conoscete forse meglio di me, ma che vi risparmio, vengono qui. Caruana Cuntrera è un gruppo non da poco, perché è un gruppo che è radicato a Ostia, in Sicilia, in Venezuela, in Canada e in parte anche negli Stati Uniti. È stato il gruppo egemone nel traffico internazionale della droga e qui aveva trovato un'enclave comoda al riparo dai riflettori. Qui hanno messo radici e hanno insegnato il metodo mafioso che ricorre spesso in questo film. Ora, noi rispetto al 2016, non è la situazione, non è cambiata, il Lungomuro è là e torneremo a parlarne. Cosa è cambiato? Alcune cose sono accadute. Gli Spada sono stati sottoposti ad una martellante campagna repressiva, c'è stata la testata, ci sono state le conferme alle denunce della mia collega Federica Angeli. Ci sono state le prime condanne, c'è stata recentemente l'affermazione della mafiosità di Massimiliano Spada nell'esercizio del core business della Cosca, che è quello delle estorsioni, diciamo declinate secondo vari canoni, il pizzo, ma anche il racket delle case, ma anche l'imposizione di un welfare parallelo attraverso la conquista della piazza di spaccio centrale di Ostia. Bene, queste cose sono accadute. La domanda sulla quale io vorrei adesso interloquire con voi è: quindi la mafia è sotto scacco? O la mafia di Ostia è quella, sì, ex braccio armato funzionale ad alcune cosche più radicate che sono state scalzate, e questa mafia, con tutto il corredo anche di coattume che si porta appresso, parlo degli Spada, diventa mafia imprenditrice, ma trova un terreno già arato. E mi chiedo se adesso non è che dobbiamo guardare a dove stanno i veri interessi, perché tolto il racket delle case, tolta la droga, alla fine a Ostia l'interesse è dato da questi 8 chilometri. Non mi pare, può darsi che mi sbagli, non mi pare che si registri a Ostia piena occupazione. Quindi scalziamo l'argomento che questa roba dà lavoro e sviluppo e interroghiamoci anche sul fatto se è impresa questo modo di agire. C'è questo mattone che è di tutti, io sono più furbo, me lo faccio assegnare,
comincio a sfruttarlo e guadagno. Qual è il mio rischio di impresa? Non è chiaro. Potrebbe avere un senso se c'è una ricaduta enorme sul territorio e questa, come ci ha spiegato l'avvocato Turco, non c'è. È questo il modello di sviluppo? Cioè il lungo muro, ma anche l'uso, l'idea della cabina che è un sostituto della villetta a mare. Io vengo da un territorio dove è molto praticato questo e per anni ci siamo battuti per evitare che ci fosse il rinnovo della concessione a una società che si chiama Italo-Belga, che detiene il monopolio della spiaggia di Mondello, che è la spiaggia di Palermo, in forza di un intervento cofinanziato da questa società costituita nell'Ottocento per bonificare quella che era una gigantesca palude. Quindi il Golfo di Mondello, così come qualcuno di voi avrà avuto modo di vederlo, è il risultato di un investimento massiccio di recupero che giustificava una concessione, probabilmente ad oggi non la giustifica più e anche queste cabine dovrebbero andar via. Mi chiedo se il mare che Roma vuole è questo, cioè è la cabina o non è piuttosto la spiaggia pulita con un minimo di servizi, il bar, il bagno, l'ombrellone possibilmente uguale per un fatto cromatico e basta. Si viene al mare per andare al mare, non per abitare un pezzo di territorio che è mio, come suo, come suo, come suo e come suo. Quindi su queste cose adesso interloquiremo con i nostri ospiti, io non ve la faccio lunga e faccio provo a fare delle domande. E comincio da tu devi andare al giornale e io è l'unica cosa che posso capire perfettamente. E allora comincio da Calapà, ovviamente. Allora, la cosa che colpisce chi arriva, diciamo, da profano a queste cose e si approccia con grande garbo, da quello che capiamo, tutto il disastro è cominciato con Alemanno, non è stato risolto dal PD e rimane immutabile con i 5S. È un'analisi cogente o è sì, molto approssimativa, sì, no, come in parte sono anch'io? No, è proprio così, purtroppo insomma, è quello che dicevamo anche prima del documentario, che rende il documentario perfettamente attuale, che poi alla fine le cose non sono cambiate. Sul lato della criminalità è vero quello che dicevi, nel senso che sono stati dati dei colpi molto forti al clan degli Spada, però non mi sentirei di dire per esempio che il racket delle case o della droga in qualche modo è in crisi, perché adesso è difficile ad accedere a dei valori numerici rispetto a quelle che sono le case occupate non tanto direttamente dagli Spada, perché poi il business, diciamo, di gran parte di questo municipio, non solo di Ostia, è relativo anche al fatto che in realtà loro agiscono come comune nell'assegnazione delle case e quindi siamo ancora molto lontani, secondo me, da quel punto di vista dalla soluzione, dal punto di vista criminale. Dal punto di vista amministrativo, partendo dall'aspetto, diciamo, terribile del lungo muro di Ostia, ma basti pensare a quello che è successo nell'estate appena passata. Quali strumenti di valorizzazione del proprio mare, quindi di Ostia da parte del Campidoglio, quali biglietti da visita sono stati esibiti nei confronti dei turisti, a parte quell'orribile spiaggetta sul Tevere a Ostiense? Cioè, è questo l'interrogativo. Quello che manca veramente a questa amministrazione sembra essere un disegno in prospettiva, cioè che cosa sull'aspetto di Ostia, ma come su tanti altri della vita cittadina, dove vogliamo portare la città, cosa vogliamo farne. Amministrazioni passate, con tutti i loro limiti, lasciamo perdere il buco nero di Gianni Alemanno, buco nero in tutti i sensi, ma con tutti i loro limiti, le amministrazioni passate che magari criticavamo aspramente, adesso ci sembrano periodi di golden age, cioè se pensiamo alle amministrazioni appunto Rutelli o Veltroni, c'erano tante idee di prospettiva di città, magari sbagliate, magari anche lì in favore degli amici, ma c'erano.
La cosa terribile che si vive oggi a Roma, a parte gli alberi che cadono e le buche che vengono riparate, il giorno dopo ritornano a essere le buche laddove vengono veramente riparate, è la mancanza di prospettiva. Non c'è un disegno del futuro. In questo, se volete, siamo anche molto simili a quella che è, diciamo, la scala nazionale, perché quello che è successo nel corso degli anni, sempre con maggiore forza, secondo me, è il fatto che i partiti sono diventati contenitori vuoti che vincono laddove rimangono effettivamente vuoti, nel senso, se io non ti do una prospettiva, se io non mi arrischio a proporti un progetto, tu almeno la prima volta mi premi. In questo, diciamo, negli ultimi 25 anni, in questo modo hanno sicuramente vinto prima Berlusconi, poi lo stesso Renzi e adesso in qualche modo Di Maio. Salvini è una cosa un po' diversa, perché lì la prospettiva sicuramente c'è. E in piccolo a Roma abbiamo, in piccolo poi relativamente, abbiamo rivissuto la stessa cosa, mentre c'era il Partito Democratico che cascava a pezzi sotto le macerie con le firme dei consiglieri capitolini dal notaio, dall'altra parte avevamo un nuovo che avanzava, che si è proposto come un nuovo che avanzava, in realtà con pochissimi disegni chiari rispetto alla città. Alcune cose c'erano, alcuni punti fissati c'erano, tipo la piazza con il no alla Bolkestein, alcuni flirt appunto con i balneari qui a Ostia. L'impressione è che, soprattutto rispetto a Ostia, e poi lascio la parola agli altri e mi scuso, devo andare perché, come il collega sa, insomma, poi le lancette per noi e i giornali iniziano a correre. Quello che si vede qua a Ostia, secondo me, a partire, lo dicevo anche nel documentario, a partire da quell'ultimo comizio della sindaca Raggi prima delle elezioni fatto proprio qua, secondo me hanno saputo in realtà mettere i piedi nei posti giusti, nel senso, se dalle parti dell'attuale opposizione si urla ancora un'incompetenza, una totale inadeguatezza, forse sono stati in realtà più competenti di quello che si poteva immaginare, sicuramente più di loro nel mettere i piedi nei posti giusti, che poi gli hanno consentito la vittoria che fino a oggi ci lascia ancora questi 8 chilometri di lungomuro inalterati. Grazie. Grazie mille. Grazie a Gian Piero Calapà, che torna alla redazione del Fatto a lavorare, come invece non farò io, perché sono di corda, cioè sono di riposo oggi. E allora, buon lavoro, grazie Gian Piero di essere stato qui con noi e grazie del lavoro che hai fatto. Giacomelli, abbiamo iniziato chiedendoci, ma è questo lo sviluppo che Ostia merita, che vuole? Noi qui siamo quelli che siamo, non siamo tantissimi, ce lo siamo detti, pochi, buoni, chissà, intanto siamo questi. Ma davvero Ostia non ha un'altra idea, non vuole un altro futuro, si accontenta di questo? Ma dunque, io credo che la parola accontentarsi non è appropriata. Qui c'è una sorta di rassegnazione, cioè la gente di Roma e di Ostia soprattutto, è come se Ostia fosse nata così, è nata dietro un lungomuro, è normale, come se fosse appunto nella normalità. Noi come associazione dal 2012 che stiamo battendo, diciamo, appunto per cercare di risvegliare un po' le coscienze della gente, e ci siamo riusciti in parte, qualche cosa abbiamo ottenuto, il fatto stesso che appunto la stampa, le televisioni da 2 anni a questa parte, insomma, hanno acceso un pochino i riflettori. Però appunto l'obiettivo nostro, la nostra speranza è quella appunto che la gente prenda coscienza, perché questo è il grosso problema, perché c'è anche una parte, se vogliamo, di omertà da parte dei cittadini, no? Che convivono con questa situazione, dico sì, hai ragione, però Ostia è così. E non è possibile un territorio che come unica controparte trova sempre e comunque l'asso balneari,
Cioè è l'interlocutore questo signor Papagni che abbiamo visto qui, per dire Lasso Balneari, cioè sono degli interlocutori o sono degli occupanti abusivi che devono sloggiare? Sono dei prenditori, non imprenditori, sono i prenditori che si sono appropriati del nostro bene comune, diciamo, e sono qui a Ostia, diciamo, che direttamente o indirettamente comandano loro, tra virgolette, perché questa è la vera mafia di Ostia, gli Spada, questa gente qui, sì, sono delinquenti di serie A, sicuramente, ma il vero problema, il vero proprio controllo del territorio sta proprio sul demanio marittimo, questa è la situazione da anni e anni e anni. Le forze politiche che sono passate appunto al governo del municipio, tutte hanno, diciamo, accettato, tra virgolette, questa situazione, perché rende, fa comodo. E quindi, di fronte, lei che conosce Ostia molto meglio di me, e ci vive e combatte, ma è un fronte compatto? I Baleari? No. Qualcosa comincia. Sì, sì, non è più un fronte compatto come prima, perché si sono create due o tre situazioni che all'interno loro, diciamo, non vanno perfettamente d'accordo. Però è un fronte che regge, perché al momento del bisogno, ecco, lì si sono riuniti l'11 a Rimini, non sappiamo ancora cosa esce fuori, perché mentre noi diciamo ci affanniamo a cercare di trovare un po' di legalità e diritti, eccetera, loro proprio a livello di governo, anche questo governo, sta, diciamo, lavorando a livello europeo per cercare di arginare, di evadere, di soprassedere, diciamo, evitare la Bolkestein, che l'articolo 12, che è quella poi che diceva l'avvocato Turco, che è quella, diciamo, la chiave, la strada che potrebbe risolvere molti problemi, perché le normative, come le concessioni, come è stato detto, sono scadute nel 2015. Quindi noi però andiamo avanti così, questi signori hanno il potere, tra virgolette, di controllare tutta la situazione anche a livello politico europeo, e quindi tirano, diciamo, a campare, tra virgolette, da qui al 2020, che vediamo che cosa svolterà l'Europa. Perché in Europa non guardano a Ostia, non guardano a Papagna e ai Balneari, in Europa fanno massimi sistemi, non guardano ai camion bar dei Tredicine. Poi chi prende il consenso qui invece guarda queste persone, che sono una formidabile macchina di consenso, e a Ostia l'abbiamo visto. Certo, Ostia è un esempio forse uno dei più eclatanti dell'Italia, delle coste italiane, perché l'Italia, insomma, come è stato detto, 8.000 chilometri di coste che fanno gola, diciamo, rendono. Quindi quello è il vero problema, e Ostia è uno dei più, diciamo, esempi più eclatanti, e ci sono grossi interessi, ripeto, appunto, che i balneari e i politici che ci tengono a questa situazione, perché rende. Paolo Izzo, ma davvero non si può abbattere il lungo muro perché ci sono le pastoie, loro vorrebbero abbatterlo, ma c'è un'entità superiore? Non so, io non ho molta dimestichezza, no. Su, ma ci deve essere qualcuno in un piano intermedio che glielo impedisce? Sì, perché dovrebbero chiedere i permessi per poter abbattere, adesso il paradosso è questo. Però vedi, là c'è quello che dicevi tu all'inizio, e che Franco ha parzialmente, a cui ha parzialmente risposto. Facciamo conto, non me ne voglia la mia amica Federica Angeli, che la mafia non esista a Ostia, va bene, come dice questo signore, l'ingegner Papagni, non esiste. Però l'atteggiamento di chi è di fatto il padrone del mare, nonostante gli abusi fatti negli anni, nei decenni, nonostante gli allargamenti, nonostante il fatto che paga pochissimo per una porzione ridottissima del suo effettivo spazio, per cui ormai la concessione è vissuta come se lui concedesse a noi altri di accedere al mare, perché è questo che è l'interpretazione ormai vigente a Ostia. Quando parliamo anche del resto d'Italia, pare che il modello Ostia sia invidiato dal resto degli imprenditori balneari italiani, perché dicono là fanno come vogliono,
senza mai avere effettivamente un riscontro negativo. Per questo la Bolkestein poteva essere un soccorso. Però, come avete visto nel film, come abbiamo visto nel film, gli unici due politici a essere ripresi, poi pare che il Movimento 5 Stelle, il regista, la cooperativa avesse provato a contattarlo per dire volete dire anche voi la vostra come ha fatto Papagni, però guarda caso gli unici due interlocutori sono adesso i due ministri e vicepresidenti del Consiglio, Salvini e Di Maio, e quindi non promette niente di buono un movimento di coppia come loro che è di fatto antieuropeista, e quindi figuriamoci la Bolkestein che speranza può darci. Del resto noi come associazione, come radicali, quando eravamo in piazza Ostia avevamo di fronte il banchetto dei 5 Stelle, loro hanno preso il consenso da questo municipio, noi abbiamo dato informazioni ai cittadini proprio su chiedendo sempre ma si ricorda che qua dietro c'è il mare? E in effetti uno manco ci pensa che c'è il mare, perché non si vede, perché non si respira, perché non si sente, e chi lo vede è quello che aveva ragione la giornalista della RAI oggi, la Di Simone, che diceva c'è un senso di claustrofobia all'interno degli stabilimenti, già quando tu pensi di essere al mare ma ti senti come in gabbia, e figuriamoci fuori, quando con Franco andavamo al pontile alle 7 di sera a dire oh mi raccomando adesso sta chiudendo il mare, fuori tutti, lui si affacciava, perché sappiamo che è così, sappiamo che questa alla fine è la mafia balneare, cioè è proprio lo stile, è il fatto di dire è di tutti noi, però io ti dico quando puoi entrare, quando puoi uscire, come e cosa devi comprare, tu ti vieni a prendere il caffè qua, io ti faccio pure la passerella che ti porta fino in acqua. Se potessero, loro costruirebbero delle catapulte per far fare il bagno a quelli che stanno fuori, così li lanciano direttamente in acqua e finiscono, fanno il bagno e poi escono tutti bagnati, certo, a magari a noleggiare l'asciugamani per coprirsi al chioschetto che hanno messo sulla battigia, perché loro sì possono stare sulla battigia. Ecco, questo è un po' il quadro. Sulla domanda tua, ma penso che questa già fosse una risposta, ultimamente sto vivendo una situazione di eremitaggio, gioco la settimana enigmistica ogni tanto, me la prendo, mi guardo e c'era scritto un muro che non si può demolire. Io ho detto, vabbè, Ostia, no? Poi non c'entrava, no? È più lungo, forse il lungo muro. Poi così, invece la definizione era portante. Ovviamente se tu, ecco, questo è un muro portante. Portante interessi, portante guadagno, portante un dotto di omertà, che è anche un collegamento di necessità, cioè ci sono persone che se crolla il balneare di turno gli crolla l'attività da un'altra parte, è chiaro che c'è un interesse, no? C'è un blocco di però è importante cosa, sopra non c'è un solaio, sopra c'è il cielo e al di là ci sarebbe il mare. No, nella intervista, prego. Nell'intervista due passaggi li ha richiamati Izzo prima, appunto l'idea che se vogliono noi gliela facciamo la passeggiata, certo. Se vogliono gliela facciamo, e si deve passeggiare sulla spiaggia, cioè si deve passare da noi e poi si va, e così continua. Poi l'altra cosa interessante, voce dal sen fuggita, è noi stiamo interloquendo col governo, che sarebbe corretto, è chiaro, sei una categoria, vieni ascoltato, ma è il secondo passaggio che è drammatico. Per vedere come si deve scrivere, si devono scrivere le regole per utilizzare il demanio marittimo. Le regole le scrive chi governa, secondo legge, sentite le ragioni, non sei tu a dettare come si scrive, perché noi possiamo prendercela, ed è corretto, con chi governa in questo momento, con chi ha governato prima, io non ho alcuna simpatia, alcun problema a prendermela anche con chi c'era prima e ancora prima e poi prima e prima ancora, nessun problema. Ma immaginate quanta forza si deve esercitare per conseguire una tale impunità, che viaggia attraverso le ideologie ed è già
accreditata presso le post ideologie, quelle del Movimento 5 Stelle o quel che tiene insieme i sovranisti, i leghisti con gli sfasciamo tutto e cambiamo tutto e rinnoviamo tutto 5 Stelle. Bene, questi qui riescono ad avere voce in capitolo col governo, a parlare col municipio, ad avere addentellati dentro gli uffici tecnici, e non è finita, perché il demanio marittimo non è che si chiude lì. Poi ci sono l'autorità nazionale, le capitanerie di porto, i vigili urbani che dovrebbero controllare, la questura che rilascia le autorizzazioni per la somministrazione delle bevande alcoliche, le autorizzazioni annonarie, le licenze per l'esercizio della ristorazione. E non è soltanto chi ha fatto fortuna perché era più dritto degli altri negli anni 30, è una narrazione che non funziona. Questo è un sistema di potere che ha deciso di occupare un territorio conservando sistematicamente l'impunità. Se Papagni si fosse accorto che c'è la mafia a Ostia, purtroppo non se n'è accorto, non la vede, non ha evidenze, dice lui, parla come un magistrato, ci sono questi magistrati che dicono non abbiamo evidenze, come se la mafia ti avvertisse prima, sto arrivando quindi hai l'evidenza. La magistratura, le forze dell'ordine arrivano sempre a malattia esplosa, quando il malato è praticamente terminale. Gli anticorpi alt, e sono gli unici che funzionano questi anticorpi però, gli anticorpi repressivi, la narrazione vuole che la testata di Spada abbia innescato la repressione degli Spada, comincia con la S, sciocchezza, una sciocchezza perché le indagini sono in corso da tempo e Spada è stato sanzionato per la testata da un lato e sarà sanzionato per tutto quello che ha fatto nel prosieguo del processo e ha già visto condannato il Massimiliano Spada di cui parlavamo prima, quindi le indagini andavano in corso, ma le indagini arrivano quando il bubbone è già esploso, qui gli altri anticorpi non hanno funzionato a parte la parentesi Sabella, ma la parentesi Sabella non è soltanto uno scherzo del tempo, cioè è arrivato questo siciliano tignoso, intraprendente, roccioso, energico, incazzoso, lo posso dire perché lo conosco, che si incaponisce e vuole, quando lui fa quel passaggio dice erano abusivi sul demanio marittimo e poi gli viene fuori proprio dalla pancia, non era manco loro quella roba. Lì però viene messo a nudo tutto il sistema, cioè non possiamo dire che non lo conosciamo, e ci dà un'altra informazione, lui gliel'aveva detto a questi amministratori di adesso, lavoriamo insieme, questo è il disegno, questo è il progetto, andiamo in quella direzione, quindi per fare un nome così a caso, Paolo Ferrara lo sapeva dove stava andando Sabella, perché non ha continuato in quella direzione? Cosa c'è di sbagliato nell'idea che chi è abusivo non può avere una concessione balneare? Senza evocare il massimalismo che è mio sulla opportunità o meno che ci siano le concessioni, ma questo è, come dire, è un sogno utopistico. Ma posto che ci debbano essere le concessioni, è o non è motivo di decadenza e motivo di non rinnovo della concessione e di sbarramento alla partecipazione di qualunque gara l'avere già fatto un abuso? Quindi quel foglietto bianco che Papagni esibiva, se non fosse il casellario penale ma fosse il casellario degli abusi edilizi, non lo potrebbe esibire, la mano la deve mettere giù. Marco, tu ci hai raccontato brevemente e io ancora più brevemente ho detto, forse con uno slogan, però che a mio modestissimo avviso rende l'idea, pare che l'unica vera battaglia antimafia fatta dai 5 Stelle a Ostia sia stata quella contro l'antimafia di Libera. Ora è vero che nel paese c'è un rigurgito di insofferenza nei confronti dell'antimafia che ha provocato dei guasti inenarrabili, ma qua siamo ancora prima creiamola l'antimafia e poi magari ci occupiamo pure delle sue storture, qui ancora non siamo a questo. Giù in Sicilia, che
nonostante la nostra arretratezza, siamo avanti, ma molto avanti. Abbiamo già metabolizzato l'antimafia e prodotto delle schifezze inenarrabili. Qui invece voi con l'UISP prendete un pezzo di spiaggia e con tutte le regole, con tutti i crismi, e doveva essere un investimento, come dire, sociale importante, perché tutto si può pensare tranne che quelli di Libera e l'UISP siano dei mascalzoni. E invece eravate abusivi, avevate fatto degli abusi anche prima che prendeste la concessione, se ho capito bene, e poi dovevate essere assolutissimamente in regola, perché questo municipio è sempre stato inflessibile nei confronti dei concessionari. È così? Corretto, eh? Confesso, è così. Allora, quella storia, diciamo che è una storia molto, molto complicata, che è difficile provare a ripercorrerla in poche parole, però ci ha consentito di guardare molto da vicino il racconto, no, ben più ampio, che avete potuto vedere nel documentario di cui si sta parlando oggi. Innanzitutto un grazie per aver aperto questo spazio, perché seppure forse parlare di Mare Libero Ostia non porti consenso, perché evidentemente se le scelte e le strade si sono separate da quello che proponeva Sabella, alla strada che ancora non si sa, diciamo che non si sta percorrendo, perché la situazione è rimasta immutata e sembra di continuare, insomma, a rimanerlo. E, insomma, è un bene che ci siano questi spazi di dibattito, quindi intanto questo grazie va detto. Abbiamo provato a fare un esperimento molto semplice, cioè partecipare a un bando pubblico, provare a gestire un pezzo di spiaggia, farlo con modalità e con criteri diversi da quelli che, come dire, sono la norma su questo lungomare, e vedere che cosa succedeva. E l'abbiamo fatto anche perché eravamo forti di un'esperienza. Nel 2014 avevamo affiancato un amministratore giudiziario che gestiva il Faber Village, il Faber Beach, perdonate, che era sotto sequestro per una banca rotta fraudolenta, ma sequestrato a una persona che ha fatto il prestanome di Fasciani. E lì già abbiamo visto accadere una serie di dinamiche che forse ci sono, come dire, da esempio per raccontare quello che accade su questo territorio, perché lì un gruppo di ragazzi si è messo semplicemente a organizzare gli spettacoli teatrali, la musica, le letture, i giochi per bambini, e guarda caso c'è stata un'attenzione di giornali del territorio che a un certo punto, da che non si erano mai occupati di quel luogo, che lo segnalo così, aveva un ristorante e non aveva nemmeno l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, oppure insomma, aveva una serie di irregolarità molto grandi, c'erano milioni di euro evasi alle tassazioni di vario genere, nessuno si era mai occupato di quello che accadeva là dentro. Nel momento in cui dei ragazzi fanno delle iniziative positive su un luogo che è sotto sequestro, iniziano le attenzioni, gli esposti contro e tutta una serie di problemi. Questo ci fa capire che proporre qualcosa di alternativo sulle spiagge di Ostia è qualcosa che forse non si può fare. Perché gli ostensi non lo vogliono, punto di domanda, probabilmente no, non lo si può fare, perché evidentemente c'è un blocco di potere che è interessato affinché le cose si mantengano esattamente come sono. Nota di redazione: abbiamo scoperto dalle indagini del PM che su quella storia, su quella del Faber Beach, c'era un gruppo di persone, alcune delle quali lavoravano ancora lì dentro, che insieme e d'accordo col prestanome aveva fatto, diciamo, una richiesta al giudice per avere in gestione quell'azienda sotto sequestro. Perché è importante questa cosa? Perché nello scrivere al giudice queste persone dicono: guardate, le cose vanno male qui, citando tutti gli articoli che sono usciti sui giornali. Allora, guardando le storie a posteriori, uno capisce che l'essere stato bersaglio di attacchi a mezzo stampa quando tu semplicemente avevi fatto uno spettacolo teatrale, mi ricordo avevamo organizzato un bellissimo spettacolo su Placido Rizzotto alla spiaggia Ostia, una cosa evidentemente molto pericolosa, avesse destato queste attenzioni così forti fino a finire quasi quotidianamente sul Messaggero, per dire, un giornale che ci citava molto spesso, aveva un senso, perché c'era qualcuno che stava provando a fare una manovra diversa. La stessa cosa risuccede quando andiamo a gestire un pezzo di spiaggia libera che ci è affidato con un bando nel 2014, in cui non si è concessionario, ti si è affidata un lotto di spiaggia che tu devi gestire con una serie di regole, devi ripristinare i luoghi secondo quanto ti viene chiesto e poi puoi usufruire per 3 anni delle vendite dei gelati e dei lettini. Intanto l'impianto con cui è stato fatto questo bando è stato, come dire, annullato a posteriori nel 2017 addirittura, perché quella modalità di gestire i lotti di spiaggia libera
portata avanti credo per quasi 20 anni con le stesse modalità, era totalmente sballata, andava fatta in barba alle normative regionali sulla gestione del demanio. Cioè era fatta sul presupposto che il municipio fosse concessionario di quelle spiagge e poi affidasse i servizi a dei gestori, cosa non vera, e quindi è stato annullato tutto. Cosa che ovviamente noi non potevamo sapere, ci è voluto un anno di lavori della commissione prefettizia che ha governato Ostia, eccetera, per ripristinare e capire cosa stava accadendo là dentro. Ma la nostra esperienza ci ha raccontato una cosa che Gianluca ha detto molto bene nel video e nell'intervista. Cioè, ci ha raccontato di come quel rapporto alla pari che ci dovrebbe essere tra un qualcuno che gestisce uno spazio pubblico consapevole di fare questo, cioè di non gestirlo per il proprio bene privato, ma consapevole di farlo per il pubblico, cerca una sponda nell'amministrazione per fare le cose in un certo modo e questa sponda non arriva mai. Dall'altra parte tu ti accorgi che in quel lotto di spiagge ci sono una quantità di irregolarità enormi e che però non hanno mai impedito ai precedenti gestori di lavorare, e questo è il paradosso. Pensate soltanto che noi quando entriamo in quella spiaggia, oltre a trovare tutto distrutto, l'avete intravisto nelle immagini del video, a un certo punto si vede una casetta con dei fiori, quella era un bene del Comune di Roma che era diventato la casa di uno che abitava lì dentro, che era senza adesso entrare nelle vicende private, a prescindere da chi ci vivesse o meno, ma è chiaramente una cosa improbabile. Ecco, a noi la spiaggia ci è stata consegnata con la persona che viveva dentro, quindi non libera da persone e cose, con l'inquilino dentro, con i forni per fare le pizze dentro il chiosco, con le condizioni, con 11 campi da beach volley abusivi, vuol dire reti di metallo, pali, tutto da smaltire, non si sa come, non si sa dove. Noi abbiamo svuotato, credo, un paio di camion di materiale spostato da quella spiaggia. Questo, il municipio è abituato ad avere davanti una realtà virtuale, rilascia la concessione del 2006, le planimetrie sono al 2013, appunto. Quindi è possibile che questo non avesse idea di che questo cosa significa una cosa, che noi avevamo un compito, no? Ripristinare i luoghi secondo quanto era in piantina, e quando abbiamo fatto il verbale di riconsegna, quando abbiamo purtroppo lasciato la spiaggia, sono venuti, hanno fatto le fotografie, hanno visionato tutto ed era tutto come previsto. Ma quando si sono ripresi la spiaggia da quelli di prima? Ma come non hanno visto che c'era uno che ci abitava dentro, 2-3 tonnellate, non lo so, di materiale lasciato abbandonato sulla spiaggia, le condizioni in cui erano le strutture erano, veramente compromesse, quindi con un dispendio di energie e di soldi enorme. Tra l'altro, paradosso, quel bando ti chiede di ripristinare quanto c'è disegnato in piantina. Lì ci sono due piantine, una che dice una cosa e una che dice un'altra, e tu non sai che cosa devi fare. Allora noi scriviamo al municipio, il municipio ci dice cosa abbattere e cosa no, lo facciamo preciso per come ci viene detto, anche se il modo in cui ti scrivono cosa fare è sempre piuttosto, ombroso. Salvo poi un anno dopo che scopriamo che non ci sono le fogne e tutte le cose che in parte sono state raccontate su quello che non andava in quel lotto di spiaggia, un anno dopo Casa Pound occupa la spiaggia e dice che siamo abusivi. E diciamo, ma com'è possibile che siamo abusivi? Ti abbiamo chiesto cosa dovevamo fare, abbiamo fatto quello che ci avete detto voi. Nel frattempo il municipio ha perso le nostre lettere, il municipio ha perso quello che il municipio ha scritto a noi, non i documenti che spariscono, ma ci sembra che sia la norma. Ci viene occupata la spiaggia da Casa Pound, chiediamo un incontro, l'incontro non arriva, andiamo in procura, facciamo un esposto, veniamo incontrati in un incontro in cui un dirigente del municipio, che poi sarà arrestato per corruzione, tira fuori un documento che dice: qui c'è una struttura di metri tot, che è il chiosco di quella metratura, che deve essere abbattuta entro 30 giorni nel 2010. Siamo nel 2016, com'è possibile? Il bando era del 2014, noi abbiamo partecipato nel 2014. Com'è che quando abbiamo fatto il bando questo pezzo di carta non c'era? Com'è che quando vi abbiamo scritto cosa dobbiamo abbattere, cosa no, questo pezzo di carta non c'era? Quando lavorano gli altri, tutto regolare, nessun problema. Chi è responsabile unico della procedura di questo abbattimento? Lui, lo stesso presente che lo trova 6 anni dopo. La follia, ovviamente. Noi ci fermiamo e diciamo: facciamo un accesso agli atti, spiegateci che cosa è accaduto su questo pezzo di spiaggia e noi capiamo se possiamo continuare o no. Cioè, nessuno ci ha mai risposto, come sempre. Siamo costretto a mollare. E noi abbiamo scelto di mollare, ma noi non potevamo rimanere lì dentro. Lì in realtà non ci hanno costretto a mollare, ci hanno detto anche: ma perché non rimanete? Adesso stiamo facendo una proroga che dice a tutti che, siccome la situazione è da chiarire su tutti i lotti, allora come tutti gli altri rimanete. Ma noi non possiamo rimanere come tutti gli altri, perché noi siamo venuti qua per fare una cosa diversa. E se noi rimaniamo, poi va a finire qualcuno dice: vabbè, ma visto, la proroga l'hai fatta a Libera, che fai? Non la fai pure a Papagni? Ma Libera la proroga non la vuole. Libera fa un passo indietro e dice: qui devi annullare tutto perché i presupposti con cui tu hai fatto questa gara non sono corretti.
non è consentito di lavorare nel modo giusto a chi voleva offrire un servizio alle persone, e comunque l'ha offerto, perché l'estate è una stagione, una sola, l'abbiamo fatta e l'abbiamo fatta bene. Di quello spazio. Dico solo un'altra cosa, prima, perché è stato citato il tema del lavoro, che è un tema fondamentale, se questa ricchezza in quali tasche va. E allora io ci ho lavorato in spiaggia da ragazzino a 17 anni, e quando lavoravo io in spiaggia c'erano 8 lettinari, così si chiamano, uno col contratto e 7 senza. I bagnini hanno il contratto, perché i bagnini ce l'hanno il contratto, ma chi lavora al bar, chi lavora in spiaggia, assolutamente nulla di nulla. Queste sono le condizioni di lavoro. Sulla spiaggia libera SPQR, che è sì grande, ma c'ha un chiosco e affitta i lettini, c'erano 16 persone impiegate col contratto. E quando il cugino di Balini ha picchiato un ragazzo in spiaggia chiudendolo in una cabina, e gli altri lavoratori non sapevano dove sbattere la testa, perché giustamente volevano trovare la chiave per... ma la chiave per, come dire, fare tra virgolette tutta questa storia, è che poi quando uno va a leggere le carte anche degli annullamenti dei bandi e delle procedure che giustamente sono state portate avanti, perché poi tu mi dicevi che cosa ne è oggi, finalmente hanno fatto l'allaccio alle fogne, mi risulta, quindi qualche passo avanti è stato fatto, noi l'abbiamo chiesto nel 2015, siamo quasi nel 2019, probabilmente i bagni nella prossima stagione avranno l'allaccio in fogne. Però la cosa, diciamo, che a me lascia ancora perplesso e che mi fa pensare che c'è un problema dentro gli uffici di questo municipio, ma c'è un problema di come si vuole governare questo territorio, e che i colpi di coda di questa storia li abbiamo visti anche nelle carte più recenti che riguardano l'annullamento dei bandi, perché se nel testo in cui viene annullato il bando si scrive che noi siamo usciti perché siamo venuti a conoscenza del fatto che esisteva un'ordinanza di abbattimento, beh, ce ne siamo andati, ma io non sono venuto a conoscenza di un'ordinanza di abbattimento, io sono stato convocato in municipio, un dirigente del municipio mi ha messo a conoscenza di quel fatto, e io in quel momento, presa conoscenza, ho fatto le mie scelte. Non l'ho trovata, lui non aveva mai eseguito, esatto, di cui lui era responsabile. Io non l'ho trovata per strada questa ordinanza, io l'ho trovata dentro il municipio perché qualcuno me l'ha reso noto, e probabilmente chi ci accusava, chi ci ha fatto gli esposti contro, magari quell'ordinanza la conosceva pure, magari gli unici che non sapevano dove erano e qual era la storia di quel posto eravamo noi che ci stavamo lavorando. Qualcuno che conosco l'ha definita una bomba a orologeria pronta a scoppiare nel momento in cui serviva. Grazie Marco, dal tuo modo di argomentare si capisce quanto ribolla ancora, brucia questa ancora. Storia, brucia. Se posso aggiungerla solo una cosa, certo. Sul quadro politico, perché è stato detto prima ma la voglio ridire più chiaramente. A Ostia c'è stata una manifestazione contro il commissariamento per mafia a un certo punto, no? Questa manifestazione, a prescindere dal fatto che il commissario stesse governando bene o male, ma questa manifestazione c'erano tutti quelli che si sono candidati, chiaramente, che dovevano dire quanto era brutto, sporco e cattivo il commissario. Ovviamente tutti quelli che hanno sempre gridato a gran voce il fatto che qui a Ostia la mafia non c'è, non è esistita, compresi i rappresentanti delle categorie dei balneari, e questo per noi ha rappresentato un problema, tant'è che abbiamo organizzato la giornata del 21 marzo in ricordo delle vittime di mafia a Ostia, apposta per dire guardate che le cose secondo noi stanno diversamente. Ma perché dico questa cosa? Perché quando vedo determinate forze imprenditoriali, politiche, che per esempio a un certo punto si svegliano e dicono no, ma noi dobbiamo fare Ostia comune a sé, e uno allora, quando si fanno determinate proposte di amministrazione del territorio, a prescindere dal fatto che Ostia abbia o non abbia la dignità per essere un comune a sé stante, certo che è una città di 100.000 abitanti, è come se ce l'avrebbe. Ma se poi a fare queste proposte sono sempre quei soggetti che detengono quel potere, che l'hanno sempre detenuto e che sono pronti a fare qualsiasi cosa pur di rimanere sempre allo stesso posto, li abbattiamo noi gli stabilimenti, basta che ci lasciate qua, ho capito, ma troppo facile così. Allora dobbiamo farci delle domande, come si governa questa cosa, se ancora dentro i municipi ci sono dei problemi enormi nella possibilità di gestire le carte che riguardano gli abusi che sono sugli stabilimenti balneari, siamo pronti a gestirli come un comune a sé indipendente dove probabilmente la pressione politica e economica di questo settore così grande e così forte che è riuscito a farlo fino adesso non vuole che non lo riesca a fare con Ostia comune? Io me la pongo questa domanda prima di dire sono favorevole o sono contrario, ma soprattutto vado a vedere chi è che sta proponendo questa cosa, quali soggetti, quali imprenditori, quali forze politiche, per quale ragione. Se domande ce le dobbiamo fare, se non ce le facciamo probabilmente vinceranno sempre gli stessi. Fine.
Anche nel film viene chiamata in causa la responsabilità della stampa poco prima di arrivare, di entrare qui. Una signora parlava con un collega di Repubblica che è Salvatore Giuffrida, che ha svolto un dibattito stamattina, e diceva: a lei è di Repubblica, continuate a scrivere. Allora io e Giuffrida, poi quando la signora si è allontanata, che è in sala, ci siamo detti: ma ancora, ancora di più dobbiamo scrivere, perché sì, dobbiamo continuare a farlo, dobbiamo continuare a farlo, e sempre di più dobbiamo rivolgere l'attenzione, i cronisti che si occupano di malaffare normalmente sono i cronisti che vengono fuori dalla scuola della nera e della giudiziaria, ma come mi è capitato di dire qualche giorno fa ad Anzio in un'occasione analoga, anche lì c'hanno i loro problemi, anche se stanno messi per certi versi un po' meglio, ma insomma dal punto di vista amministrativo ce ne sarebbe da dire, mi è capitato di dire che forse i cronisti di nera e di giudiziaria, più che guardare le carte giudiziarie che sono la certificazione di un danno avvenuto, dovrebbero imparare a leggere le delibere comunali, perché lì forse c'è la spia di quel che può, del guasto che può avvenire. E forse quello che chiamano, io rifiuto il termine, giornalismo investigativo, è lì che deve ripartire, dalle delibere comunali, dove ci sono gli interessi, dove ci sono i procedimenti, dove affiorano le malefatte prima che siano compiute. Della mia esperienza a Roma mi hanno colpito due cose che mi porto appresso e che mi hanno arricchito. Una è la grande attenzione che i romani, e quindi anche chi vive a Ostia, i romani hanno per il bello. C'è una predisposizione al bello, visto che vivete in un posto meraviglioso. C'è una cura per ciò che dovrebbe essere lo spazio pubblico, almeno nelle intenzioni, nelle denunce, nell'attenzione, nel postare comunicazioni al giornale. Io lo vedo da quella frontiera lì, arrivano continuamente segnalazioni. Abbiamo fatto un ciclo di pagine che credevamo di dover chiudere dopo la prima dozzina, che era dedicato a quelle associazioni che si muovono contro i ritardi della burocrazia, della politica, della malamministrazione, per fare qualcosa di concreto nei loro territori, e siamo stati invasi da richieste, da segnalazioni, tanto che sta serie non riusciamo a chiuderla, perché ogni volta fissiamo la data, allora questa è l'ultima, e poi arriva una mail, però questa è irrinunciabile, la dovremmo raccontare, e andiamo avanti così. Quindi c'è un tessuto di interesse collettivo forte. C'è una ricerca anche nello stare insieme, un sacco di associazioni, spesso, come nel caso del mare di Ostia, un po' litigiose, va anche detto. E questo non aiuta, perché nel momento in cui lanci una campagna, secondo me, dovresti fare un po' di sconti al passato e concentrarti su quel che di concreto c'è da fare. Perché se ti rivolgi sempre lo sguardo al passato rischi di avvitarti e non produrre niente. Ho ottenuto, per ultima, violando il protocollo del bon ton, che dovrebbe assegnare la prima parola a una signora, Maria Arena, perché lei rappresenta forse l'ultima nata delle associazioni in qualche modo basate a Ostia, perché rappresenta l'associazione Noi, che è un po' la sintesi delle cose che ci siamo detti. Perché l'attenzione su Ostia, non i media locali, ma una giornalista locale l'ha portata, facendo diventare Ostia un caso nazionale, questo è indubbio. Poi gli Spada ci hanno messo del loro, quindi bisognerebbe quasi ringraziarli, adesso faccio questa provocazione. Perché con tutto il loro clamore mediatico hanno ulteriormente acceso i riflettori. E però nel momento in cui bisognava che la città di Ostia fosse lì al processo a dire noi non siamo come voi, non c'era nessuno. Ed è per questo che poi è nata la provocazione di Federica Angeli, che ha dato luogo alla nascita dell'associazione Noi. Adesso come si procede? Come si salda
l'opposizione antimafia, il rispetto delle regole, quella che enfaticamente viene chiamata battaglia per la legalità, con il territorio, con quel che di bello e di concreto bisogna fare qui a Aosta. Buonasera a tutti, intanto grazie per questo invito. Noi siamo proprio una neonata associazione, a luglio ci siamo riuniti in questa associazione. Siamo un gruppo di persone che hanno creduto fosse il momento di mettersi in gioco, di metterci la faccia. Io insegno in una scuola dell'EUR, da tanti anni mi occupo, grazie anche alla collaborazione con Libera, come amo dire, come ci ha insegnato Don Ciotti, educazione alla responsabilità e alla cittadinanza attiva. Ho conosciuto Federica nel momento in cui era appena stata messa sotto scorta. Abbiamo lavorato insieme per un progetto meraviglioso promosso da Libertà e Giustizia, Piccola Atlante della Corruzione. Era un progetto laboratoriale in cui i ragazzi si sono messi in gioco. Perché dico questo? Perché io ripartirei dalle scuole, ripartirei dai nostri ragazzi che sono sani, che se tu gli dai sei credibile in quello che fai, in quello che tenti di insegnare, sono semi fecondi, fecondissimi. Ho avuto un sacco di riscontri in questi anni. Come dicevate prima, forse c'è rassegnazione negli adulti. Io la tocco anche tra i colleghi a volte, però ci abbiamo dei ragazzi meravigliosi, capacissimi, e io da quelli ripartirei. Siamo stati con un gruppo di ragazzi il 19 febbraio all'udienza di Federica. Loro c'erano stati nell'aula a Corzio per il progetto del Piccolo Atlante alla Corruzione, in cui avevano incontrato il magistrato Mario Palazzi, la stessa Federica, ma stare lì e osservare Federica, che da cittadina comune, non da giornalista, denunciava da unica testimone oculare di un tentato duplice omicidio, quello è valso più di 1000 lezioni, di 1000 parole. E io ho visto l'emozione in loro e sicuramente rimarrà nelle loro menti e nelle loro coscienze, che loro trasmetteranno alle proprie famiglie. Quindi questa è la mia risposta. Noi abbiamo ritenuto giusto riunirci anche come scorta civica, come si suol dire, per tenere accesi i riflettori non solo su di lei, ma su tutti i giornalisti che vengono minacciati. Quanti ce ne abbiamo in questo paese? Dico solo alcuni nomi: Lirio Abate, Giovanni Tizian, Paolo Borrometi, Marilu Mastrogiovanni. Ma è possibile che un paese civile debba scortare i suoi giornalisti, giornalisti che denunciano? Io ripartirei da queste riflessioni. Quindi, diciamo, il nostro umile tentativo è ripartire dalle scuole. Quindi questo è quello che abbiamo come obiettivo prossimo, a breve scadenza, ma anche a lunghissima scadenza, visto che sono, per quanto mi riguarda, quasi 18 anni che mi occupo di queste tematiche, e devo dire con grande soddisfazione. Grazie Maria. Una brevissima notazione e poi andiamo a chiudere, che il dibattito sul film non può durare più del film, altrimenti siamo nel campo delle perversioni. Faceva riferimento ai giornalisti minacciati. Vedete, la cosa peggiore che può accadere in questo paese è che ci si concentri sul minacciato e non su quello che stava facendo tanto da provocare la minaccia. Perché, senza evocare Brecht, l'eroismo è una bellissima categoria, ma che ci deresponsabilizza. In fondo c'è qualcuno che per noi fa il lavoro sporco, che si indigna, si incazza, si impegna, ma poi, come recita la canzone, getta la spugna con gran dignità in qualche caso, oppure rimane solo, come nel caso dei colleghi che citava Maria prima. Allora,
quando scatta la minaccia è giusta la solidarietà, è giusta la vicinanza, è giusto fare di tutto perché chi è minacciato non si senta solo, e primo fra tutti questo lo devono fare, e nel caso di Federica lo facciamo, i colleghi, ma quello che i minacciatori devono sapere è che se anche riuscissero, e non ci riusciranno, a zittire una voce, 50, 100, 1000, 10.000 altre voci sono pronte a raccontare la stessa storia. La storia non si interrompe. Io ringrazio voi di essere stati con noi, l'associazione che ci ha ospitato, gli autori del film e tutti gli intervenuti. Grazie. E la promessa è di rivederci sulla spiaggia, potendoci girare e vedendo la strada, non altro cemento. Prego. Abbiamo ancora 10 minuti. Intanto Liberi TV, non so se l'abbiamo ringraziata già, che ha effettuato le riprese di tutta la giornata. Anche Roma, Roma il suo mare ora lo sa, lo potete trovare sul sito di Radio Radicale, ve lo dico perché integralmente c'è il video, quindi se volete segnalarlo per farlo vedere a qualcuno, anche a dei minacciatori di morte, insomma, tipo quelli che perseguono. E se c'è una domanda... Sì. Ecco. Ah, Gianni Colacione, il direttore di Liberi TV. Allora, grazie. Rapidamente volevo fare una domanda. Ovviamente se ci fosse stato Calapà, però andato via, era una domanda per chiedere un parere su quello che pensavate. Siccome anche Federica Angeli l'abbiamo intervistata su Liberi TV e spesso ha parlato anche di una certa solitudine che ha provato... pensava che non ci fosse una mancanza di solidarietà spesso proprio dai suoi colleghi. Io volevo chiedervi, c'è il legittimo e l'illegittimo, ma anche l'opportuno e l'inopportuno. Secondo voi che tipo di attrazione personaggi come Renato Papagni riesce a esercitare, tanto che un giornalista come Marco Travaglio, sono 2 anni che nel suo stabilimento va a presentare i suoi libri, intrattiene persone. Parliamo di Marco Travaglio, parliamo del Fatto Quotidiano, che non è certo una testata che ha una linea editoriale buonista, parliamo di Marco Travaglio. Ecco, secondo voi che cos'è che non lo fa recedere? Peraltro Renato Papagni, lo ricordo per tutti quanti, nella conferenza stampa di presentazione di questa rassegna Ostiense, rassegna culturale, nella quale è inserito anche la presentazione del libro di Marco Travaglio, intervistato da un giornalista che faceva domande evidentemente non gradite a Renato Papagni, rispose mettendogli un pezzo di carta appallottolato in bocca, che poi insomma volendo si potrebbe anche pensare che ci sia una certa simbologia, ma insomma ecco, chiaramente era una domanda, avrei un'opinione anche, perché non è un'imputazione, anche a Calapà, ma la faccio a voi presenti. Il giornalista è Motto. Si chiama Motto. Giorgio Mottola, sì. E se c'è qualcuno che vuole rispondere, affinché appoggio una risposta. Posso dire un'altra cosa? Le do il microfono. Fare una risposta. Così ne raccogliamo due, sì, e poi rispondiamo. Unica. Prego. Buonasera, scusate la mia voce. Dunque, i problemi da stamattina che abbiamo sentito sono talmente gravi, grossi, che un po' ci perdiamo sulle problematiche che dobbiamo affrontare e sui metodi che dovremo percorrere per cominciare a dipanare questa enorme matassa. Però due piccoli aspetti sono stati un po' tralasciati e sono appena accennati. Uno è il problema dei portatori d'handicap. La legge nazionale dice che i luoghi aperti al pubblico devono essere accessibili ai portatori d'handicap. E non mi risulta che i stabilimenti di Ostia abbiano questa caratteristica. Una passerella, uno scivolo pari
per Porta Nuova Intendia, che era più o meno lì dove sta la foto, cioè nei pressi di Piazza Civile Africano, era talmente mal ridotta che lì serviva solo per diventare Porta Nuova Intendia. L'altro aspetto che a me preme molto, perché io sono stato RSU CGL per 30 anni al CEA, e la totale assenza del sindacato nei posti di lavoro in genere in tutta Ostia e in particolare nei stabilimenti. Qui lui accennava che solo uno su 10 e ha ricordato quell'episodio in cui un lavoratore, dopo insomma, mi sembra 12 ore di lavoro sulla spiaggia, si è appisolato, è stato picchiato un attimino, è stato preso a schiaffi dal padrone di turno. Dovremmo ritornare tutti quanti a coinvolgere i sindacati, a coinvolgere gli uffici provinciali del lavoro su questa tematica. Bene, grazie. Quatti, questi due praticamente hanno riaperto il dibattito e adesso andiamo via stanotte. Sì, velocemente al microfono. Perché non parlarne nelle scuole? Te sei un ragazzo, perché non parlarne? Se vuoi uno i contatti riprende, non è facile indubbiamente, perché poi è sempre, può cadere in un discorso politico, politicizzato, però è un'esperienza che secondo me va detta, come va detta anche una partecipazione di Izzo o anche della stessa associazione, come fanno l'associazione noi, perché qua c'è bisogno che dei ragazzi che si sveglino, c'è bisogno che i ragazzi capiscano, che non stanno qui dentro, che capiscano che cosa significhi vivere il mare di Ostia, cioè non vivere il mare di Ostia. Quindi non so se ci hai mai pensato, se ci hai pensato, hai trovato lì anche ostacoli oppure no, ecco questo. Ah scusi, poi c'è una signora che purtroppo non può scegliere per il motivo di gamba. Allora, sì. Grazie. Io volevo chiedere, siccome questa corruttela si prosegue negli anni e quindi sotto qualsiasi colore politico di governo, a questo punto volevo chiedere, noi dovremmo più che perseguire i corruttori, guardare ai corrotti. E allora i corrotti chi sono? Questi si salvano sempre. A questo punto allora la magistratura esiste? C'è? Cosa fa la magistratura? Io mi ricordo che quando hanno incominciato a costruire sulla spiaggia, che era bella, vuota, libera, lo Sporting Beach, c'era soltanto un'asta con un ombrellone sotto cui mettevano il sdraio e nient'altro. Io ho fatto una raccomandata con ricevuta di ritorno di denuncia alla Procura della Repubblica. Era una raccomandata con ricevuta di ritorno, per quindi hanno dovuto rispondermi. Sapete come mi hanno risposto? Sono venuti due vigili a casa a dirmi, signora guardi che è semplicemente una ristrutturazione e sono tutte in regola le carte. E allora a quel punto che dobbiamo fare? Allora ci sono i corruttori che fanno quello che ritengono per loro utile e poi ci sono i corrotti e chi dovrebbe controllare i corrotti? Finché non risolviamo questo problema non usciremo mai. Scusate, ma in tutti questi anni i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza, ma che faceva? Dormiva?
Perché noi lo sapevamo tutti, cioè gli Spada non stanno qui dall'altro anno, da 2 anni fa, sono 40 anni che ci sono, anche i Fasciani stanno qui da 40 anni. Quindi questa gente, le istituzioni che ci doveva tutelare, che doveva controllare, ma dove stavano? Dormivano? Stavano in caserma? Stavano a prendere il caffè? Non lo so. Andiamo con le domande, anche per avere le risposte. I due quatti quatti hanno posto dei problemi, niente male. La signora ha ragione, ma era anche un altro tempo, eh? Era un porto delle nebbie quello. Quando arrivavano si perdevano e poi mandavano i messi a tranquillizzare lei che tutto è a posto. La signora diceva cosa facevano la polizia e i carabinieri. Almeno 15 anni di sottovalutazione ci sono stati. Pur vero che però non è che si ricordino grandi manifestazioni oceaniche di gente di Ostia che diceva fuori la mafia dal municipio, fuori la mafia dei balneari. Tutto questo accade con tutti i mal di pancia che ne sono conseguiti quando c'è stata la cosiddetta attenzione mediatica. Questo ce lo dobbiamo dire perché poi come cittadini ciascuno di noi ha delle responsabilità. Rispondo e poi cedo la parola sulla questione Travaglio per fatto personale. Papagni è una persona estremamente affabile, io ho avuto modo di conoscerlo e mi ha parlato delle numerose iniziative culturali che voleva intraprendere a Ostia. Penso che Travaglio sia stato affascinato dalle iniziative culturali e non abbia avuto tempo di leggere la numerosa pubblicistica che riguarda Papagni. Che deve rispondere? Per lei è chiamato in causa per le passerelle anche, l'accesso al mare, chiamato in causa. Problema. Lui ha detto che le fa, Papagni ha detto le fa. Sì, sopra le cabine. Andare a prendere il caffè da lui. E dunque io volevo aggiungere qualche cosa, intanto l'amico Massimo riguardo diciamo, i diritti dei portatori dei diversamente abili, precisamente l'articolo 23 della 104 dice esattamente che se le concessioni balneari, il loro rinnovo è subordinato all'effettiva visitabilità dello stabilimento, cioè va oltre le famose barriere architettoniche, cioè una persona in piena autonomia sulla sedia a rotelle dovrebbe poter accedere, visitare lo stabilimento e decidere se rimanere o non rimanere. Cioè qui addirittura questo articolo, l'articolo 23 della 104 è fantascienza, perché non c'è neanche uno stabilimento che è in regola, quindi le concessioni non dovevano assolutamente non solo essere rinnovate ma addirittura revocate subito. E poi volevo dire riguardo la cosa diciamo, delle istituzioni, le forze dell'ordine, eccetera. 5 persone nelle istituzioni, 5 uomini chiamate delle istituzioni che avevano in mente di fare il lavoro loro, il proprio diciamo, dovere, e sono state fatte fuori in una maniera o nell'altra, cominciando dal comandante Savarese, capitano Porto, si è permesso proprio su Repubblica di fare 2 pagine dicendo che il mare di Ostia è impossibile andare. Prevenzionamento, fatto fuori e via dicendo. Comandante dei vigili di Ostia, di Maggio, aumentato il grado e trasferito. Sabella, la questione Marino, che è stata veramente Sabella Marino, da quello che mi ricordo io, è stata l'unica veramente vera, concreta opportunità per il mare di Roma di essere riscattato e liberato. Ma la storia Marino-Sabella la conosciamo benissimo, come è andata. La dottoressa Matarazzo, comandante della polizia di Ostia, incaricata da Marino, appunto, si è permessa con l'elicottero di sorvolare la costa, controllare i 5 metri, chiamare i rappresentanti dei balneari, dicendogli appunto che i 5 metri valgono per tutti, anche per loro, quindi lettini, ombrelloni, via dai 5 metri. È stata anche lei trasferita. Quindi noi come associazione abbiamo a che fare con un mostro a 7 teste, che ha i tentacoli dappertutto. Veramente è una cosa diciamo, incredibile. E noi speravamo, contiamo che la gente prenda coscienza, che veramente aumentiamo le forze di questa associazione per combattere questo sistema che è veramente inaccettabile. Io faccio questo. Sono 55 anni che sto a Ostia e da tanti anni che faccio questo, ma non lo faccio tanto per me, ma veramente non è una frase fatta, ma veramente per i miei figli. E scusate, è una cosa che va bene.
Grazie. Allora, sì, sulla cosa delle scuole sicuramente molto volentieri nelle scuole di Ostia, ma ci siamo sempre stati nelle scuole di questo territorio, tant'è che nel presidio di Libera per fortuna ci sono, credo la maggior parte dei componenti del presidio abbia un'età ampiamente al di sotto dei 25 anni, il che vuol dire che è frutto di un lavoro che si è fatto un po' di base sul territorio, ma va continuato questo lavoro e va continuato parlando di questo tema di cui stiamo parlando oggi, che è assolutamente un tema che riguarda i giovani di Ostia, per cui secondo me, insomma, mi farebbe molto piacere poter raccontare la nostra esperienza, ma tutto, insomma, come dire, proseguire questo dialogo su questi temi dentro le scuole e magari parlando anche di lavoro. È stato sottolineato il tema del lavoro negli stabilimenti balneari. Mi risulta che i sindacati abbiano fatto un esposto all'ANAC la scorsa estate o comunque nei mesi scorsi proprio sulla questione appunto del lavoro nero sulle spiagge di Ostia, quindi qualcosa si sta muovendo. Unendo le cose potremmo, insomma, rimboccarci le maniche per parlare con i ragazzi di questi temi, parliamo con i ragazzi che andranno a lavorare in spiaggia di quali sono i loro diritti, è una cosa fondamentale, importante, ci vanno, come dire, ci vanno tutti a 16 anni, a 17 anni a fare il lavoretto estivo in spiaggia, gli vogliamo dire quali sono i loro diritti una volta che varcano questa linea dell'arenile, entrano in questo mondo oscuro degli stabilimenti balneari. Secondo me questo compito ce lo dobbiamo prendere fino in fondo. Dico due cose sulle altre due domande molto rapidamente. Sul tema Papagni, le iniziative culturali, registriamo il fatto che è cambiato un po' il posizionamento da la mafia non esiste a facciamo delle iniziative in cui parliamo anche di mafia nei nostri stabilimenti balneari, finché poi alla fine dell'iniziativa si capisce che tutto sommato questa mafia non c'è, però è cambiato un modo di fare, nonostante sì, di altri luoghi, però questo cambio di atteggiamento c'è stato e lo dobbiamo registrare, nonostante c'è stata un'iniziativa che si chiamava Ostia sono io, dei commercianti di Ostia, fatta lo scorso autunno, in cui tutti i commercianti intervistati si affrettavano a dire che Ostia non si pagava il pizzo, peccato che poi dopo ci sono stati gli episodi di spada, eccetera. Quindi forse da quel momento hanno provato a cambiare registro per raccontare quello che stava accadendo. Quindi questo, insomma, lo volevo puntualizzare, perché anche qui i linguaggi che vengono utilizzati è sempre bene guardarli con attenzione. Fine. Paolo e poi Maria e poi Maria. Solo una battuta per quello che diceva sui disabili. Non sapete sicuramente chi nel 1979 commise un abuso edilizio sulla spiaggia a Ostia? Era il Partito Radicale di Marco Pannella, fece una passerella per disabili sulla spiaggia e poi si autodenunciò ovviamente per abusivismo edilizio, così la cosa poteva essere notata. Ecco, iniziative del genere, magari anche portare una passerella snodabile all'ingegner Papagni e dirgli: guarda che tu non sei dotato, te l'abbiamo portata noi, hai detto che volevi farla, però questa è certificata. Ecco, iniziative di disobbedienza civile con corrispondente autodenuncia, forse è il caso di ricominciare a farle in questo senso. Allora, insomma, carne al fuoco ne abbiamo messa, spunti, iniziative possibili, eccetera. Non aspettiamo che sia Asso Balneari a fare pulizia al proprio interno. Si può, diciamo, esercitare il proprio diritto di cittadinanza, scegliersi gli interlocutori, che siano interlocutori affidabili, certi, che abbiano un diritto legittimo, e solo con quelli si discute. Chi non ha un diritto legittimo non è un interlocutore, almeno questo è quello che io penso. Grazie di essere state con noi ancora una volta e grazie delle vostre domande.